applicata nelle attività principalmente agricole, per estendersi però, come è stato già anche ricordato oggi, ad attività diverse legate appunto alla distribuzione, all'edilizia, alla logistica, alla macellazione delle carni, è stato ricordato prima, alla gig economy evidentemente. Quindi questo è il punto sul quale vorrei tornare per concentrare il mio intervento. Tuttavia, appunto, il penalista non può, come dicevamo poco fa, non avere particolare attenzione per la seconda tesi, che appunto efficacemente riconosce che la legge penale funziona e invita appunto a condividere le migliori pratiche giudiziarie. Nel corso dei prossimi interventi e del pomeriggio, delle due tavole rotonde del pomeriggio, soprattutto avremo contributi di operatori della giustizia che possono condividere riflessioni e osservazioni molto più significative delle mie. Però indubbiamente sotto questo profilo la seconda tesi rileva l'opportunità, diciamo così, di far ricorso nelle indagini iscritte appunto ex 603 bis alle tecniche di indagine utilizzate più frequentemente per la criminalità organizzata. Il nostro codice, nel bene o nel male, è ormai fortemente codice di procedura penale contraddistinto anch'esso da un doppio binario, che è proprio quello degli strumenti investigativi e processuali specificamente predisposti per le fattispecie di criminalità organizzata. E indubbiamente sappiamo che dalla cronaca, ma anche dall'esito delle indagini e dei procedimenti penali, che molto spesso il fenomeno si inserisce in un contesto tipicamente di criminalità organizzata, con quanto ne consegue sul piano appunto delle difficoltà investigative e probatorie che in relazione a questa fattispecie spesso segnalano il problema di riuscire ad ottenere delle dichiarazioni testimoniali dibattimentali, quindi con un frequente ricorso, sempre più frequente ricorso, comprensibilmente, opportunamente, all'incidente probatorio, proprio per via delle precarie condizioni nelle quali le persone interessate, che sono non solo persone informate sui fatti, ma vittime, versano e che dunque le rendono difficilmente reperibili nel lungo periodo sul territorio. Un altro profilo che è strettamente legato alla seconda tesi sottoposta riguarda, e in conclusione di questa formulazione, proprio un altro aspetto a mio avviso molto importante che va sottolineato nel dare forza e significato all'affermazione di apertura: la legge penale funziona, proprio perché l'inserimento, il richiamo dell'articolo 603 bis all'interno del novero delle fattispecie che consentono ricorso alle misure di prevenzione patrimoniale, ci ha regalato negli ultimi mesi delle decisioni molto importanti. Due in particolare si segnalano: due importanti decisioni del Tribunale di Milano del 2019 e del 2020, che hanno disposto l'amministrazione giudiziaria di alcune imprese non di natura agricola, evidentemente, proprio in ossequio a questa innovazione sostanzialmente che consente appunto l'applicazione di questa misura di prevenzione. Ecco, io credo che i due decreti che sono stati emanati appunto dal Tribunale di Milano sottolineino in maniera molto efficace il senso di questo intervento e il successo di questo intervento, mettendo in luce proprio il vero valore preventivo che l'amministrazione giudiziaria può avere quando intervenga anche molto anticipatamente, diciamo così, in attività commerciali ed economiche che sono organizzate sullo sfruttamento dei lavoratori e delle condizioni non dignitose del lavoro e sulle condizioni di non possibilità di autodeterminazione dei lavoratori stessi. Può diventare questo uno strumento, sta diventando questo uno strumento che supera quell'aura comune, diciamo così, alle misure di prevenzione, che ad onta del nome di prevenzione non ne fanno moltissima, ma nascondono in qualche maniera un profilo sanzionatorio, per diventare davvero uno strumento preventivo per dare a queste organizzazioni economiche una nuova forma legittima che superi appunto quella inizialmente illegittima che venga appunto riscontrata. Ma torno, come
vi dicevo, al punto essenziale delle mie riflessioni. Si sottolinea in conclusione della prima tesi la dimensione europea del fenomeno e la dimensione europea delle soluzioni al fenomeno. So che è un tema particolarmente caro al rettore dell'università che oggi ci ospita, l'abbiamo già discusso in precedenti occasioni. Non possiamo dimenticare che in fondo la spinta essenziale al risultato che stiamo raccogliendo, cioè il diritto penale funziona, l'intervento penale funziona, viene già da iniziative dell'Unione Europea. Indubbiamente la direttiva 2011/36 dell'Unione Europea in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione della vittima ha dato un impulso particolarmente significativo anche all'interno del nostro ordinamento attraverso la modifica del testo dell'articolo 600 proprio nella lotta a queste forme di odiosa illegalità. Tant'è che la dottrina ha sottolineato più volte, la dottrina penalistica ha sottolineato più volte una difficoltà addirittura di trovare uno spazio di applicazione autonomo dell'articolo 603 bis rispetto all'articolo 600. La gradazione dell'intensità dell'offesa ai beni giuridici interessati non sempre risolve questo problema, come è stato spesso sottolineato. E allora quello che mi sembra uno spunto interessante per provare a immaginare un nuovo possibile intervento dell'Unione Europea, mi perdoni dottor Parenti, esco un pochino dal seminato e forse calpesto un terreno che non dovrei permettermi di calpestare, ma proviamo a ragionare in questo senso, emerge proprio dallo spunto che alcuni recenti studi hanno sottolineato. Il dottor Bin, che vedo collegato in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista di cui ho l'onore di essere tra i direttori, La legislazione penale, sottolinea proprio come nella fattispecie del 603 bis e nella sua progressiva applicazione e credo proprio anche nella recente decisione del Tribunale di Milano, riceve una connotazione particolare perché consente di distinguere, diciamo così, un profilo di finalmente distinguere il profilo di sfruttamento di condizioni non dignitose di lavoro dall'altro profilo che è pur previsto dalla fattispecie stata del 603 bis, cioè la lesione della capacità di autodeterminazione del soggetto. La commissione di questi due profili anche sul piano probatorio ha sempre rappresentato dal punto di vista dogmatico un po' il tallone d'Achille della fattispecie in questione. Nell'ottica di questo studio che ho richiamato, appunto, si propone di valorizzare il concetto di dignità non nella prospettiva, non soltanto nella prospettiva generale di dignità umana, ma dignità delle condizioni di lavoro. Allora, creare un concetto di dignità delle condizioni di lavoro che costituisca uno standard minimo al di sotto del quale si integri e si rilevi un'ipotesi di sfruttamento, appunto, dello sfruttamento previsto dall'articolo 603 bis. Questo consentirebbe, diciamo così, di differenziare due piani. Lo sfruttamento, abbiamo detto, delle condizioni e il profilo di autodeterminazione che sarebbe invece riferito alla condizione personale individuale del lavoratore, mentre il primo profilo sarebbe riferito a degli standard normativo oggettivi minimi che non possono essere superati. Allora, questo potrebbe essere il profilo sul quale si potrebbe ragionare dell'utilità di un nuovo intervento da parte dell'Unione Europea sulla legal basis dell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sappiamo che l'articolo 83 prevede espressamente la possibilità che il Parlamento e il Consiglio adottino direttive nelle sfere del terrorismo, della tratta degli esseri umani, sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, via dicendo. E qui l'intervento l'abbiamo già avuto. Quindi io credo che sia importante ragionare su una proposta di intervento che vada a ricavare, ritagliare un nuovo spazio non ancora penalizzato o non ancora armonizzato, perché oggettivamente
effettivamente la direttiva 2011/36 ha già prodotto un effetto di armonizzazione. Allora, di fatto, se ragionassimo attorno a questo concetto, cioè di dignità delle condizioni di lavoro come elemento normativo oggettivo di una fattispecie di caporalato, allora si potrebbe, credo, ragionare utilmente su una proposta di direttiva che si basasse a questo punto sul paragrafo 2 dell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Si tratta indubbiamente di un ambito che è stato armonizzato, e allora si dice in questa previsione normativa che allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, ecco che possono essere adottate delle direttive anche in ambito penale. Allora, questo profilo della dignità, delle condizioni di dignità del lavoro è indubbiamente oggetto di politiche dell'Unione Europea che hanno portato a interventi di armonizzazione e dunque potrebbe legittimare una nuova ipotesi di intervento per l'inserimento, al di là dell'effetto di armonizzazione già prodotto dalla direttiva 2011/36, una fattispecie che raccolga situazioni diverse rispetto a quelle che per noi sono raccolte dall'articolo 600 del codice penale, che gli altri ordinamenti hanno in qualche maniera a loro volta trasposto. Non ho avuto modo di verificare quale sia il grado di trasposizione della direttiva 2011/36 e chiedo scusa ai colleghi di diritto dell'Unione Europea se è per questa mia imprecisione. Ecco, credo che questo sia una prospettiva che nasce proprio dalla dall'unione, diciamo così, dalla sintesi della prima e della seconda tesi che sono esposte nel nostro documento e che potrebbe rappresentare appunto non un punto d'arrivo, queste tesi sono un punto d'arrivo del lavoro, ma anche il punto di partenza per il prossimo lavoro che si potrebbe svolgere sempre sotto gli auspici della Fondazione Bachelet, sotto la guida sempre molto attenta, molto disponibile e molto acuta del Presidente Balduzzi, che ringrazio e al quale restituisco la parola. Grazie. Grazie alla professoressa Quattrocolo anche per la puntualità con cui ha esaminato le due tesi, e dunque legittima la nostra richiesta che, se vuole esercitare anch'ella la funzione di emendamento, lo può naturalmente fare, o forse lo deve fare, dipende dai punti di vista. Allora, il prossimo intervento è il consigliere Pier Giorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Io lo chiamo consigliere perché con Pier Giorgio abbiamo condiviso l'esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura. Tra l'altro, in aula questa mattina c'era anche Ercole Aprile, un altro collega, il consigliere di Cassazione Ercole Aprile, adesso non lo vedo più perché è dovuto partire, ma della stessa consigliatura, quindi in qualche modo una piccola rimpatriata in Salento. Grazie Pier Giorgio per la presenza anche fisica, e a te la parola. Spero che tu riesca a stare nei minuti, diciamo, concertati, e comunque sono sicuro che il tuo intervento arricchirà le nostre tesi. Grazie. Grazie Renato. Naturalmente mi toglierai la parola se arriverò alla soglia del tempo previsto. Anch'io vorrei concentrarmi sulla seconda tesi formulata dagli organizzatori dell'iniziativa di questa importante giornata, cioè sull'interrogativo: ma la legge penale funziona davvero in maniera omogenea sul nostro territorio nazionale? Oggi abbiamo sicuramente le risorse normative, dopo l'introduzione della legge numero 199 del 2016, per scardinare i sistemi di sfruttamento del lavoro e di caporalato, che sempre più spesso si annidano nel mercato del lavoro, e abbiamo visto, abbiamo già sentito, ma questo è un approfondimento che continuerà, vanno ben oltre i settori delle imprese agricole, anche delle stesse imprese che operano nell'edilizia. Fenomeni che colpiscono la dignità e la libertà di lavoratori italiani e stranieri.
abbiamo oggi sicuramente le risorse normative sul piano penale per fronteggiare questi fenomeni. Abbiamo un regime differenziato, abbiamo registrato delle novità del 2016 molto importanti, non solo la riscrittura del reato, l'introduzione dell'attenuante per la collaborazione, il rafforzamento dell'istituto della confisca, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche per questa tipologia di reati. E anche sul versante processuale abbiamo avuto importanti novità, come l'arresto obbligatorio in flagranza, le misure cautelari sull'azienda agricola in cui si destinataria di determinate prestazioni che riguardano il fenomeno del caporalato. Ecco, abbiamo le risorse normative, ma come stiamo a risorse istituzionali per fronteggiare questo fenomeno? Io credo che ancora una volta siamo di fronte ad una realtà nazionale a macchia di leopardo, con forti disparità nella tutela penale del lavoro e della dignità della persona. Lo dico in base a quanto accade nel distretto giudiziario in cui opero, che è quello di Palermo e che comprende quindi i territori dell'Agrigentino, del Trapanese e del Marsavese. Nella Sicilia occidentale insistono importanti centri agricoli che conoscono il caporalato da tanto tempo, ben prima dei fenomeni di sfruttamento degli immigrati. E siamo in una realtà in cui il mercato del lavoro è connotato dal 20% di lavoro irregolare. Ebbene, con questi dati di partenza, io registro che dopo l'entrata in vigore della legge del 2016, presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari di Palermo, che è un ufficio, voglio ricordare, a competenza distrettuale, quindi che riguarda tutte queste realtà a cui facevo riferimento, c'è stato un solo procedimento penale per fatti di caporalato. Ma a colpirmi sono proprio le caratteristiche di questa inchiesta e soprattutto la genesi di questa inchiesta. L'oggetto di questa inchiesta sono due caporalesse ucraine che gestiscono un centinaio di braccianti stranieri, reclutati attraverso contatti telefonici, vengono da aree come la Romania. Questi braccianti venivano ogni giorno raggruppati in un piccolo centro della Sicilia, dell'Agrigentino, Campobello di Licata, e venivano poi portati nei campi utilizzando dei furgoni stracarichi in evidente sovrannumero rispetto alla capienza omologata. Molto spesso gli incontri tra i caporali e i braccianti avvenivano in un bar della piazza centrale di questo piccolo centro. Tutti i giorni accadeva questo, ma nonostante la vicenda fosse così eclatante alla luce del sole, l'indagine prende avvio da una segnalazione anonima alla stazione dei carabinieri di Campobello di Mazzara. C'è stato il processo, voglio ricordare che al processo non si è costituito parte civile nessuno. E quando dico nessuno significa gli enti territoriali, i sindacati o comunque altri gruppi che potevano avere l'interesse a intervenire in quel processo, quantomeno a livello simbolico. Allora, perché un solo caso, per di più attivato da un esposto anonimo? Io credo che dobbiamo necessariamente tornare al tema delle risorse istituzionali da mettere in campo nella gestione di determinate risposte. E allora io mi pongo degli interrogativi che voglio girarvi, voglio ragionare con voi a voce alta. C'è davvero piena consapevolezza dell'impatto di questa piaga nei rapporti socio-economici del territorio da parte delle procure? Non possiamo fare una valutazione sulla realtà italiana prendendo ad esempio solo alcune procure che magari da questo punto di vista sono virtuose. Il far luce su certi reati è nelle priorità dei programmi organizzativi delle procure. Ma sapete che ci sono delle procure in determinate zone che sono fortemente anche segnate da questi fenomeni che la parola caporalato non la prevedono neppure nel programma organizzativo. C'è una polizia giudiziaria davvero interessata sino alle sue catene di comando e attrezzata per impiegare risorse umane e tecniche su certi reati?
c'è effettiva cooperazione tra magistratura e altre istituzioni sul territorio chiamate ad occuparsi dei problemi del lavoro da postazioni non giudiziarie? Mi riferisco ai sindacati, che li considero delle alla stregua di istituzioni. Mi riferisco anche agli ispettorati del lavoro, alle ASP che si occupano di igiene sui luoghi di lavoro. Questi sono gli interrogativi. Allora, vedete, leggendo i programmi organizzativi delle procure, in diversi casi, come vi dicevo, mi rendo conto che non c'è neppure l'indicazione. Quindi gli obiettivi sono lasciati alla sensibilità dei singoli procuratori. E quindi io credo che sia da combattere una sfida culturale di consapevolezza diffusa che orienti la politica giudiziaria, soprattutto in zone su cui certi fenomeni insistono in maniera particolarmente invasiva, sul piano delle libertà, sul piano della dignità della persona, sul piano della iniziativa economica. La polizia giudiziaria è un problema speculare, il grado di attenzione che si dedica a certi fenomeni. Impegno e obiettivi prioritari sono dettati dall'autorità giudiziaria o dai comandi generali? Questo è un altro interrogativo che ci dobbiamo porre in generale, ma anche in particolare su questo tema. C'è una formazione specifica? C'è, ripeto, un'attenzione? Questi giorni si parla tanto di presunzione di innocenza e è legata al fenomeno delle conferenze stampa. Ho cercato di ricordare le conferenze stampa che sono state fatte negli ultimi anni nel distretto di Palermo su operazioni che riguardavano il tema del caporalato. Non me ne ricordo neanche una. Forse mi sfuggiranno, sarà un mio limite, ma io non me ne ricordo neanche una. Impulso alle indagini e ruolo di sindacati, ispettorato del lavoro e ASP. E qui c'è una partita da giocare a livello di sollecitazione che dovrebbe venire anche dall'opinione pubblica rispetto alle entità degli organici, ad esempio di un ispettorato del lavoro. Perché gli ispettorati del lavoro in molte zone sono ridotti veramente all'osso a livello di unità. E quindi c'è un problema di gestione di queste risorse. Ma questo naturalmente, queste scelte partono da una consapevolezza diffusa che è nell'opinione pubblica e quindi è nei rappresentanti delle comunità. Mi ha colpito in quel famoso unico processo la mancanza della costituzione di parte civile delle istituzioni locali. È sorprendente di fronte a fenomeni di così grave sfruttamento, ma questo è un dato del nostro tempo. Cioè che in alcune zone, pur essendo presenti in maniera forte certi fenomeni, non c'è assolutamente l'attenzione. Non è un tema di dibattito pubblico forte, non è un tema di denuncia pubblica forte. Guardate, tutto questo ha anche che di sorprendente nella realtà giudiziaria italiana, perché tutto questo accade in un'epoca in cui il potere di accusa delle procure viene spesso attivato da iniziative di associazioni o gruppi di interesse che vogliono far valere rimostranze su interessi collettivi. Questo avviene in materia di sanità, avviene in materia di inquinamento, avviene in materia di crisi di istituti di credito. Cioè le procure in Italia, ma non solo in Italia, anche in altre realtà europee, c'è un saggio di due giuristi europei molto importanti, Antoine Garapone e Denis Salas, La Repubblica Giudiziaria, che parlano di procure come prima autorità ad essere incontrata da soggetti collettivi in cerca di legittimazione che, non trovando altri varchi istituzionali, si affidano per la loro legittimazione alla denuncia penale. Questo potrebbe essere uno di quei settori su cui la denuncia penale può fare la sua parte in maniera seria. Eppure sono carenti le denunce. Ci si affida in certe realtà all'esposto anonimo. E vengo al punto anche di un possibile intervento. Qua c'è un problema, da questo si capisce che c'è un problema di opinione pubblica che può essere sensibile, ma può essere anche insensibile rispetto a problemi di sfruttamento degli esseri umani, che si traducono però nel minor costo di certi prodotti. Il problema dell'impulso alle indagini, quindi, dipende moltissimo dalle denunce.
C'è nella legge 199 un'importante piattaforma che riguarda la normativa premiale, ma forse su questo piano si poteva osare di più. Non tanto sul tema del trattamento premiale per il concorrente nel reato che ha deciso di collaborare. Su questo io credo che il legislatore abbia fatto pienamente la sua parte. Forse si poteva osare di più sulle denunce che provengono, o le dichiarazioni o gli atti collaborativi che provengono dalle persone offese dal reato o da terze persone che hanno conosciuto certi calvari da parte delle persone offese. E qui io penso che noi dovremmo rispolverare la proposta dell'Osservatorio delle Agromafie, perché lì c'era un'indicazione precisa nel corso dei lavori preparatori alla legge 199 del 2016, importante, io credo, il contributo dell'Osservatorio e delle sue proposte, ma in ogni caso il punto può essere quello del riconoscere alla persona offesa dal reato il diritto ad essere assunta anche in deroga alle norme sul collocamento presso aziende dello stesso settore merceologico di quelle in cui la persona è stata sfruttata, garantendo anche, mettendo anche a disposizione di queste persone dei percorsi di formazione e poi garantendo dei trattamenti retributivi adeguati rispetto alle prestazioni che hanno posto in essere. Ecco, lancio questa indicazione come spunto di riflessione, perché qua poi devono intervenire altri penalisti che sicuramente avranno proposte dal punto di vista delle modifiche normative molto più incisive, ma ripeto, io penso che noi abbiamo già un arsenale di strumenti che può tradursi in un'iniziativa estremamente efficace. La vera partita si gioca sul piano della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, e iniziative come queste sono molto importanti e dovrebbero essere fatte sui territori, e poi ancora una volta su quelle alleanze istituzionali che sono indispensabili anche per un'efficacia della stessa risposta penale. La giustizia penale non è fatta solo dalla polizia giudiziaria che fa le indagini assieme ai magistrati del pubblico ministero e poi comunque dai giudici. La giustizia penale è molto di più. I sistemi penali che funzionano giocano le loro partite decisive in tutto quello che avviene al di fuori del circuito penale, per cui ad esempio molte condotte illecite che da noi sono reati, sono magari contravvenzioni, vengono invece trattate come illeciti amministrativi che vengono ovviamente istruiti e poi eventualmente sanzionati negli organi di competenza. Noi aggraviamo il nostro sistema con tante vicende che hanno scarso peso, scarsa offensività e che dovrebbero essere trattate da altri organi, perdendo energie per le battaglie davvero importanti del diritto penale. E non c'è dubbio che per gli interessi in gioco sul piano della tutela della persona, della dignità umana, ma anche dei meccanismi che riguardano la vita delle imprese e la produttività, questa è una partita che ha sicuramente il carattere della priorità e che va combattuta con un'alleanza istituzionale molto larga e molto determinata. Grazie. Grazie per Giorgio Morosini. Credo che questa ultima parte del suo intervento, dedicata appunto a saper distinguere tra priorità ciò che è meno priorità, e sia molto utile in prospettiva. Da tanti anni parliamo di cercare di introdurre delle regole per anche diminuire il carico giudiziario dove c'è nel penale la tenue offensività oppure la scarsa rilevanza del fatto, no? Ecco, e tutto questo evidentemente servirebbe a rilasciare risorse organizzative umane
per un contrasto vero a quelle che sono le priorità. Il discorso ci porterebbe naturalmente lontano, come ci porterebbe lontano quel riferimento al nodo importante della polizia giudiziaria. La Corte Costituzionale qualche anno fa seccamente censurò quella norma un po' così improvvidamente inserita in un decreto legislativo sul rapporto tra coordinamento informativo e coordinamento investigativo, però il tema è rimasto sicuramente aperto perché c'è una necessità, ecco, di chiarezza su queste cose. Bene, il prossimo intervento è del professor Giuseppe Rotolo dell'Università del Salento. Anticipo che tra l'intervento del professor Rotolo e quello del professor De Simone, sempre dell'Università del Salento, giochiamo in casa in questa seconda parte di questa sezione, e ci sarà il graditissimo intervento del dottor Cataldo Motta. Quindi, diciamo, rompiamo i prossimi due interventi di penalisti, il professor De Simone e il professor Rotolo, con l'intervento del dottor Motta. Professor Rotolo, prego, e grazie per essere qui con noi. Cioè, grazie per essere dove è normalmente, ecco, va bene. Iniziativa tanto meritoria. Io muoverò le mie riflessioni ovviamente come chi mi ha da poco preceduto nel solco della tesi numero 2 e anche nel solco tracciato appunto dalla professoressa Quattrocolo e il consigliere Morosini, rispetto ai cui contenuti esprimo vivo apprezzamento. Partirei proprio dall'ultima, da una delle tracce principali dell'ultima relazione, questa difficoltà della criminalizzazione in concreto. Ecco, alla luce di questa difficoltà noi potremmo purtroppo dover riconoscere che esiste ancora un'assonanza piuttosto triste tra lavoro nero, lavoro sommerso e il concetto criminologico di cifra oscura. È un settore questo nel quale, benché la norma di recente introdotta e poi modificata, ma vorrò dire il sistema complessivo di tutela contro questi fatti, benché questa norma insieme all'intero sistema abbia prodotto dei miglioramenti nell'enforcement, ecco, dei passi da fare esistono ancora e sono considerevoli. Il fenomeno, per quanto emerga, nasconde ancora un sostrato di opacità e di sommersione che è anche difficilmente decifrabile. Mi metto anche in linea con quanto ricordava la professoressa Quattrocolo, a conferma anche delle tesi della trasversalità geografica. Il Tribunale di Milano è attore di importanti iniziative su questo fronte. Alcune di queste iniziative, ricordate per esempio dalla penna di Sergio Seminara nell'editoriale di un'importante rivista penalistica, segnala di un fatto che riguarda il settore agricolo, pur riferendosi a Milano, rispetto al quale assistiamo a fenomeni anche di ethic washing, potremmo chiamarlo. No? E richiamo agli studenti del mio corso presenti parallelismo con il greenwashing. Qui sono delle aziende che imprese che richiamandosi a logiche del chilometro zero del biologico, quindi di una spendita nel versante della migliore componente etica, nascondono in realtà delle forme di vittimizzazione atroce nei confronti di esseri umani. E allora, da questo punto di vista, se così è, questa situazione rappresenta un argomento in più per usare con cura il diritto penale. Ferma la bontà, la validità di questa iniziativa, no, dell'incremento delle forme di tutela su questo problema, l'avvertenza è appunto alla delicatezza dello strumento. Tanto per essere più chiari, con un meritorio intervento della fine del 2018 si sono introdotti dei permessi di soggiorno speciali per chi denuncia lo sfruttamento,
fino a quel momento chiunque avesse denunciato e si trovasse nella condizione della immigrazione irregolare, in fondo avrebbe denunciato se stesso. E quindi, come per esempio nel sistema dei reati di corruzione, sappiamo che l'emersione del fenomeno è reso difficoltoso da quel pactum sceleris che lega le due figure coinvolte da quel atto criminale, qui, sebbene per profili diversi, chiunque denunciasse si vedrebbe avvinto da un gioco ulteriore a chi lo vittimizza quanto alle condizioni di lavoro. E allora la mia attenzione cercherà di soffermarsi su due elementi essenziali che emergono dalla tesi numero due, e cercherò di valorizzare, partendo dall'interpretazione della norma penale, che è uno degli elementi rispetto alla quale si esprime sicuramente in maniera motivata compiacimento, ecco, vi dicevo, cercherò di tracciare dei collegamenti con la seconda parte della tesi, cioè l'enforcement penalistico, e laddove l'affermazione con cui chiudeva l'intervento il consigliere Morosini è totalmente condivisibile: un concetto di politica criminale non riguarda soltanto lo strumento penale, ma riguarda anche il tessuto in cui si inserisce di strategie articolate. E vi dicevo, guarderò all'enforcement descritto nella tesi 2, che però si apre a tutta la ricca serie di suggerimenti che le altre tesi contengono. E allora, cercando di andare con ordine, la professoressa Quattrocolo ci ricordava che la specificità della fattispecie di cui al 603 bis è lo sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno. Questo non soltanto per distinguerlo dalle ipotesi più gravi, non soltanto l'articolo 600, ma anche gli articoli 601 e 602 del codice penale, ma è una specificità che caratterizza il disvalore di questa fattispecie anche in termini di graduazione dello stesso, quale più grave rispetto alle contravvenzioni esistenti in materia di intermediazione illecita, legge Biagi, ma anche tutte le ipotesi di sfruttamento del lavoro. Allora, la mera irregolarità in questi settori è già un elemento esistente nel nostro ordinamento. 603 bis determina un surplus di gravità che sta nello sfruttamento e nell'approfittamento dello stato di bisogno. Questa circostanza è tanto più importante perché, se è vero che questa fattispecie copre una lacuna, quella intercorrente appunto tra la mera irregolarità dell'intermediazione e la gestione del lavoro e la schiavitù, banalizzo con questo termine un concetto condiviso dagli articoli 600, 601 e 602, è altrettanto vero che nelle sue modulazioni questa fattispecie, quella base o quella aggravata dalla violenza o dalla minaccia, finisce per potersi schiacciare sulle altre due. Quindi, proprio per l'esistenza di una clausola di sussidiarietà, questa norma potrebbe non trovare applicazione perché è assorbita nei più gravi reati, oppure essere una duplicazione di contestazioni concernenti la mera irregolarità. E allora anche nell'enforcement bisognerà tener conto della valorizzazione di questi aspetti puntuali della fattispecie, cioè il disvalore concernente nell'approfittamento e nello sfruttamento dello stato di bisogno. Ma volendo approfondire questa segnalazione, ci troviamo di fronte ad una fattispecie che evidentemente ha i propri contenuti qualificati dal riferirsi ad una situazione di precedente vittimizzazione. Voglio dire che le vittime del delitto di intermediazione illecita, proprio perché soggiogate da uno stato di bisogno, evidentemente sono già state previamente vittimizzate sotto altro profilo. Se leggiamo questa affermazione insieme alle altre tesi che sono state
diciamo, rimessi all'attenzione di tutti e che sono il frutto di questo importante lavoro. Vittimizzazione che, in coerenza con alcuni approfondimenti dottrinali a livello sovranazionale, ci descrivono come quello oggetto del nostro interesse, come un continuum di vittimizzazione, un continuum che non soltanto storico ma anche geografico, un continuum che è evidentemente biografico di queste persone. E allora è evidente che questa fattispecie si concentra su vittime specifiche che potremmo definire particolarmente vulnerabili, e che dunque a venire a un rilievo e non soltanto la direttiva 36 del 2011, già richiamata dalla professoressa Quattroccolo, ma anche la 29 del 2012, che ha avuto recepimento col decreto legislativo 112 del 2015 in Italia. Dunque vittime che richiedono una specifica protezione, la quale probabilmente rispetto a questo fenomeno debba essere diversamente modulata. Cioè non soltanto con riguardo all'attenzione nell'ambito di un procedimento avviato alle specifiche esigenze della vittima, non ultime quelle di conoscenza e di informazione. Da questo punto di vista anche il progetto dell'Università del Salento riguardante l'app potrebbe avere un impatto molto importante, ma un'attenzione e una protezione pre-procedimentale, dal momento che, come ci ricordava il consigliere Morosini, in questo settore, se esiste un sommerso, se esiste una cifra oscura, prima ho dimenticato a favore degli studenti di definire la cifra oscura, cioè quel volume di fatti criminali che non arrivano nemmeno alla conoscenza delle agenzie del controllo formalizzato. In primis perché la leva principale è appunto la disposizione alla denuncia di chi abbia sofferto un'offesa, manca per molteplici motivi. E in questo segmento di nostro interesse poteva mancare, già per quel rischio che vi dicevo all'inizio, addirittura aveva una coloritura penalistica, la vittima del caporalato, che fosse al contempo un immigrato irregolare, rischiava il coinvolgimento in un procedimento penale e sicuramente l'espulsione. Ma i limiti a questa scelta individuale sono ben più ampi, si riferiscono a quel tessuto sociale che abbiamo sentito tante volte evocare nella giornata di oggi, e da questo punto di vista un aspetto che a me preme sottolineare è quello per il quale, se noi abbiamo di fronte non una singola norma, ma un sistema di norme, no? Concepito in termini stadiali, ad uno stadio più basso le contravvenzioni o gli illeciti amministrativi, che sono, diciamo, la chiusura del comparto più prettamente giuslavoristico, non ultime anche le contravvenzioni contenute nel testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, l'81 del 2008. In posizione intermedia, la fattispecie di cui parliamo, l'apice riconducibile ai più gravi delitti di quegli articoli 600, 601 e 602. Al contempo la fattispecie è descritta, non voglio spendermi in elementi troppo tecnici, attraverso alcuni indici probatori della condizione di sfruttamento, che quindi riflettono altri profili di liceità, perché tutte, tranne quella generale che si riferisce alle condizioni di vita, richiamano illeciti amministrativi o penali sul piano della sicurezza sul lavoro, appunto sugli orari di lavoro, sul riconoscimento delle ferie. E allora evidentemente rispetto ad una prevenzione del fenomeno, l'enforcement può coltivare dei percorsi già tracciati, che non riguardano soltanto l'accertamento del fatto alla luce del 603 bis, ma consentono altrettante traiettorie di prevenzione primaria per intervenire sui prodromi di questo fenomeno tanto violento quanto inaccettabile. Da questo punto di vista, allora, esprimo il mio più vivo apprezzamento per le tesi, dal momento che, segnalata
questa vocazione politico-criminale, per mio modo di vedere, che la tesi numero due esprime prima ancora che prettamente penalistica, poi irradia tutta una serie di riferimenti ad un intervento pre-penalistico che fanno sì che si possa evitare che quello stato di bisogno che la giurisprudenza interpreta come assillo economico venga alleggerito da molteplici fronti di assilli dal punto di vista sociale e che recuperino quel contesto di vita dignitosa e di svolgimento dignitoso del lavoro e in fondo recuperino quelle persone alla dignità che è loro propria. Grazie per l'attenzione. Grazie professor Rotolo anche per questi puntuali riferimenti che naturalmente la stesura definitiva delle tesi terrà in considerazione. La parola ora al dottor Cataldo Motta, uno dei pionieri del contrasto a questi fenomeni, alla criminalità organizzata in genere, al caporalato, anche come procuratore per anni della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Grazie per la presenza, dottor Motta. Io credevo che questo fenomeno fosse appannaggio esclusivo per le regioni meridionali. Invece poi guardando bene per cominciare ad approfondire il fenomeno del caporalato, scoprì che la prima normativa, peraltro non di rilevanza penale, ma una normativa civilistica, era contenuta in una legge del 1905. Che riguardava il Piemonte, la raccolta del riso, e vietava di far riferimento ad eventuali clausole di intermediazione nei contratti per questo settore di interesse della raccolta del riso. Quindi poi naturalmente quello in agricoltura, preso quello della raccolta del riso, si è sviluppato diversamente, ma non siamo stati. Grazie. Si parla nella tesi 1 di condizioni di lavoro cui il lavoratore è sottoposto, assolutamente degradanti e un frequente sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. La segregazione sociale e razziale, mixer direi esplosivo, queste condizioni. Ben vedere si tratta di un'unica condotta a danno del lavoratore. Scusate, sarà spezzettato il mio intervento, ma commentare in 10 minuti quel ottimo lavoro, secondo me, è pressoché impossibile. In agricoltura, ma non solo, anche nei settori, questo lo avevamo verificato, anche se ripeto le nostre regioni poi sono interessate principalmente, parlo di nostre meridionali, anche principalmente sono quelle che creano maggiori problemi. Anche nei settori dell'edilizia, e qualcosa abbiamo avuto anche noi, e dei trasporti. Quando dico noi faccio riferimento alla provincia di Lecce, diciamo, alla Puglia. E adesso siamo arrivati alla gig economy, che naturalmente si basa sulle tecnologie digitali, tecnologie avanzatissime.
bisognerà modificare probabilmente ancora, nonostante Milano sia riuscita ad ottenere ottimi risultati con la normativa attuale, che è una normativa sulla quale ci siamo soffermati più volte come osservatorio antimafia, agromafia, di quello voluto dal patrocinato dalla Coldiretti. Utilizzare la legge penale, così si è fatto. Io ricordo che prima del 2011, cioè prima di quella strana legge che un esito negativo tanto da essere abrogata 5 anni dopo la sua approvazione, aveva suscitato grosse difficoltà negli interpreti, era stata qualificata come una legge che evidentemente era stata formulata da chi non conosceva il fenomeno assolutamente, era lontano dalla conoscenza. Utilizzare la legge penale, utilizzare addirittura questa, diciamo, la proposta della tesi 1, della tesi 2, utilizzarla principalmente come modello per avvicinare le normative europee, la normativa degli altri stati. Voi sapete che questo del ravvicinamento delle normative degli altri stati in ambito europeo, anche di Consiglio d'Europa, solo di Consiglio Europeo, è particolarmente complessa. E non è che abbia finora dato risultati particolarmente ricchi di, non ha dato un buon risultato, per cui forse è un po' velleitaria questa idea di utilizzare, perché finora dove si è provato non si è riusciti a come dire, fare della legge penale una base di partenza. Legge penale, tra l'altro, io forse, come si è detto più volte, saremmo maturi per non chiamare più questa, per non usare più il termine, anche nella norma, un termine di caporalato singolare, ma caporalati va detto più correttamente perché sono diversi settori, sono tanti, nel momento in cui questo fenomeno, dicevo, c'era già una norma, c'era già e c'è tuttora, che come è stato ricordato l'articolo 600 sul mantenimento in schiavitù, in condizioni, le caratteristiche, i requisiti dell'articolo 600 sono anche richiamati in materia di tratta subito dopo. E l'articolo 600, noi eravamo partiti con quella contestazione, ma l'articolo 600, la Cassazione ha detto, guardate, il 600, come sapete, può essere con finalità, cioè la violenza, quello che viene utilizzato contro il datore di lavoro, può essere utilizzata solo, può essere utilizzata a fini di sfruttamento sessuale e a fini di sfruttamento lavorativo. L'entità dei due sfruttamenti, chiamiamola così, è diversa, perché la Cassazione ha detto più volte che lo stato di soggezione che può essere rilevante ai fini dell'articolo 600, cioè sia sessuale che lavorativo, deve essere più intenso quanto riguarda lo sfruttamento sessuale, perché sono situazioni diverse, le quali maggiormente rilevante dell'articolo 600 per finalità di sfruttamento lavorativo, è molto più rigorosa la soggezione, perché la norma parla di soggezione continua. Tanto che noi avevamo osservatorio agromafia, avevamo dato di risolvere per lavorare l'articolo 600 avendo ipotesi di soggezione non continuativa, come effettivamente è, perché guarda
l'atto sessuale, in genere coloro che sono le ragazze dolorosi, diciamo, sottraggono i documenti, controllano la vista della persona che deve rientrare, che non può uscire da sola, non può, quindi nulla direi più sicuramente maggiore interesse cioè per la persona. Quello che è certo è che nel momento in cui si parla di criminalità organizzata e si trovi che in terra di mafia è sicuramente gestita, questo è un discorso che va fatto e va tenuto distinta, sono caratteristiche diverse, quindi diversi lo strumento di evento che penale. Quando il caporalato si testa terra di mafia, tra altri terra di mafia già mafiosa, diciamo, è gestito in quei casi dalla criminalità organizzata, non si, quindi i temi di quali fa riferimento per mezzi di indagine e investigative sono quelli stessi, devono essere gli stessi nel contratto. Esempio, fa riferimento ad un momento della legge pare soddisfatto che precedente nel 2011 è stato dato successiva dopo soli 5 anni, perché parlo della che è stata abrogata. Questa norma ha funzionato, l'altra in 5 anni, se verificate sul CED della regione, troverete un solo intervento prima né dopo, una sola sentenza la quale hanno fatto riferimento all'applicazione di quella, non c'era, ma non ci sono state poi successive né prima né dopo altre azioni, quindi sicuramente un del legislatore. Anche però l'estinzione del sistema penale c'era una previsione come quella che è stata segnalata dal, cioè tra le varie modifiche che presentammo successivamente dal 2011 a quella, noi avevamo segnalato una serie di suggerimenti, per esempio l'estensione del sistema premiale delle persone offese, anzi anche come previsione di parlo anche ad estranei che avrebbero premio. La caratteristica era che singolarità era che si trattava di un sistema premiale per la persona offesa, anziché come per l'indagato. Però avevamo previsto che qualora stato denunciato cosa di utile da parte di difesa, e avevamo detto anche da parte di estranei, poteva prevedere che quella persona che aveva, tra l'altro, per dire, lavorava presso un'azienda, notizie da premiare per accertamento approfondito di condizioni
poteva prevedere che c'era come premio, diciamo, da parte dell'impresa in un'azienda che aveva come settore merceologico lo stesso settore di quella presso la quale lavorava la persona. Sono stessa che aveva realmente non soltanto per aver dichiarato devo dire che era un sistema che secondo noi avrebbe funzionato, ma ricordo che avevamo anche un incontro con il ministro, allora era l'attuale ministro del lavoro, avevamo anche previsto un più stretto collegamento tra la misura di prevenzione che poi sarebbe stata applicata e il processo penale. Avevamo previsto, avevamo dato, quando lavoravamo sulla norma in bianco, avevamo inventato il controllo giudiziario, che era qualcosa di meno dell'amministrazione giudiziaria, nel senso che il controllo giudiziario, come misura di prevenzione, avrebbe dovuto essere applicato nel momento in cui veniva presentata la denuncia, arrivava in procura notizia di reato, si sarebbe dovuto scrivere entro anche il fascicolo a misura, come misura di prevenzione, oltre che quello penale. C'era questa particolarità del controllo giudiziario che non eliminava il titolare dell'azienda, ma era nominato un controllore che lo affiancava. Questa norma è stata inserita. Controllo giudiziario, ne avevamo parlato quando ai tempi della commissione Fiandaca, ne avevamo parlato ed era una proposta di Gianni Merillo che aveva trovato attuazione in questo. Ricordo che il ministro, quando gli proponemmo questa situazione, mi disse: ma poi mi spiegherai come hai fatto a rendere in uno stesso processo il processo penale e la misura di prevenzione. La misura di prevenzione, in realtà, io dissi, non è lo stesso processo, ma fisicamente sono contenuti nello stesso processo, ma ciascuno risponde alle proprie regole, visto che l'accertamento del sistema penale è diverso dall'accertamento del sistema delle misure di prevenzione. E comunque questo fu approvato e difatti nell'attuale normativa del 2016 c'è questa possibilità del controllo giudiziario. Devo dire, io sono sforo sempre, si consideri, dicevo, questa esigenza di avere modalità di investigative, strumenti di indagine uguali a quella. Comunque c'è poi la nostra proposta fu successivamente approfondita e prevedeva quello che oggi seguita dal gruppo di lavoro che era coordinato dal dottore Salvi, dal procuratore generale presso la Cassazione, e quello a quale ha fatto riferimento stamattina la Morgese. Quello parte questo progetto nostro dall'accertamento che manca l'incontro tra domanda e offerta e dà la possibilità a chi abbia lavorato sul lavoro spesso irregolare, perché si tratta di situazioni che si spera di far emergere con questa nuova, di riportare alla regolarità, perché non è quello che è rilevante. Concludo, non è solo l'aspetto penale, è una vecchia aspirazione dell'osservatorio riportare alla legalità i servizi resi dall'economia criminale, subentrare in questi casi, far subentrare la legalità, io dico, battiamoci per il caporalato di Stato, cioè quei servizi che sono stati, che vengono appannaggio dei
caporali, trasformiamo il trasporto, trasformiamo le soluzioni alloggiative, tutto quello che la possibilità, tutto quello che fanno i caporali lo faccia lo Stato, lo facciano le regioni, lo facciano gli enti pubblici. E così è nato quel progetto, che è quello del lavoro stagionale, dignità e legalità, al quale, ripeto, ha fatto riferimento la ministra, unitamente al piano triennale che è stato ormai, si propone espressamente di implementare nel settore dell'agricoltura, al fine, anche qui tenendo conto del contesto, quindi non solo per individuare i caratteri della tipologia del caporalato, ma anche per descrivere le condizioni di contesto che possono favorire lo sviluppo del caporalato. Ci sarebbe da dire tante altre cose, ma vi ho detto, è un intervento spezzettato, perché il lavoro è un lavoro enorme, gran parte è condivisibile, le proposte, i risultati, solo che bisognerebbe chiare. Grazie. Grazie al dottor Motta, aspettiamo da lui proposte puntuali di emendamento, di suggerimenti di integrazione di queste tesi, prima ce le fa avere meglio è. Allora, avevamo annunciato per le 12:30 il collegamento del ministro Orlando, mi pare che sia collegato, chiedo se già è così, altrimenti che abbiamo avuto un'informazione, diciamo, di ritardo, ma anche un collegamento, quindi non sappiamo a questo momento, mi pare che non ci sia ancora, sia collegato il... Sì, pronto. Sì, buongiorno. Ecco, noi saremo pronti ad ascoltare il ministro. Avete invece un po' di ritardo. Allora, se nel pomeriggio riesce a collegarsi, ce lo fa sapere. Va bene? E questo può essere sempre utile, e in questo caso lo leggeremo nel pomeriggio. Va bene? E sono in diretta, sono collegato in diretta, per quello che me lo manda via WhatsApp, va bene. Grazie. Allora, avrete capito che c'è stato un impedimento da parte di Andrea Orlando. Aveva comunque un testo scritto che sarà letto, ma non è sicuro che riesca a collegarsi nel pomeriggio. A questo punto, professor Giulio De Simone, grazie doppie, perché Giulio De Simone aveva già partecipato ad una delle tappe preparatorie. So che anche il professor De Simone ha qualche problema logistico nella giornata, ma lo ringrazio per essere stato con noi questa mattina e gli lascio volentieri la parola. Grazie tante e buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, è inutile che ve lo dica, è un piacere anche perché è il primo convegno in presenza che faccio da lockdown ed è un momento particolarmente significativo, permettetemi di dire, sono anche un tantino emozionato. È un piacere essere qui, ho ascoltato con grande attenzione le tesi e le relazioni degli illustri relatori che mi hanno preceduto, dirò solamente qualcosa molto brevemente in modo rapsodico, concentrando l'attenzione su alcuni profili di criticità che secondo me presenta l'attuale disciplina. Sono, per così dire, io ringrazio ovviamente il professor Barduzzi e il professor Melica, sono, non so se dire, debitore o creditore di questo mio intervento, perché ricordo che nell'ormai lontano dicembre del 2020, nel 10 dicembre 2020, ci fu un convegno da remoto e malauguratamente per via di
un problema con la connessione, avevo preparato una relazione e non potetti poi alla fine parlare. Quindi mi fa doppiamente piacere essere qui. Molto brevemente, prendo spunto anch'io dalle tesi che sono molto puntuali, ho letto con grande attenzione e molto apprezzato questo sforzo, e devo dire che l'idea, e mi collego a quanto diceva in precedenza anche il mio valoroso giovane collega Giuseppe Rotola, il diritto penale deve tornare a essere una extrema ratio, non può diventarne, è diventato oramai prima o unica ratio invece il diritto penale, ed è questo il senso di questa strategia che traspare a chiare lettere dalla lettura di queste tesi. Ovviamente io mi soffermerò sul punto 2, la tesi 2, prenderò spunto dalla prima affermazione: la legge penale funziona, certamente funziona e mi fa piacere. Secondo me però ci sono luci e ombre, aporie e contraddizioni, bisogna mettere in evidenza alcuni aspetti, alcuni profili di criticità che la fattispecie introdotta nel 2011 e poi modificata a stretto giro 5 anni dopo, e già questo è molto significativo, nel 2016 tuttora presenta. Farò soltanto dei flash, a disposizione 10 minuti, quindi mi atterrò rigorosamente ai limiti che mi sono stati assegnati. Allora, la fattispecie, possiamo dire che, ecco, giusto volendo così lanciare uno slogan, l'articolo 603 bis, da fattispecie a struttura pregnante a fattispecie a tipicità debole. Che cosa voglio dire? I requisiti modali della condotta tipica, cioè violenza o minaccia, sono stati, per così dire, degradati da elementi essenziali a elementi accidentali. Tutto il disvalore penale della fattispecie si concentra adesso sullo sfruttamento lavorativo e sull'approfittamento dello stato di bisogno. Devo dire che questa struttura, la struttura attuale della fattispecie, mi suscita qualche perplessità. C'è il rischio di una, il termine è bruttissimo ma rende l'idea, bagatellizzazione di questa fattispecie, perché concentrare tutto sull'approfittamento dello stato di bisogno e sullo sfruttamento lavorativo, che è un concetto di per sé stesso abbastanza vago e indeterminato, potrebbe determinare per l'appunto un rischio di trasformazione di un reato, che comunque un reato grave punito con una pena assai severa, in una bagatella, in una sorta di reato d'obbligo, di flicht delict, come dicono i tedeschi. Cioè potrebbe bastare in realtà la violazione tipizzata in uno degli indici indicati nell'articolo 2, 3, non mi ricordo, dell'articolo 603 bis, per ritenere già integrati gli estremi del reato. Quindi il rischio è che per via interpretativa si trasformi questo reato, che ripeto è un reato assai grave, in un reato bagatellare la cui tipicità viene poi ad esaurirsi nella presenza di uno degli indici. Gli indici, lo ripeto, dico cose scontatissime per gli addetti ai lavori, non sono elementi essenziali o costitutivi del reato. Gli indici sono elementi probatori che dovrebbero intervenire in un secondo momento, cioè nel momento, per così dire, della gestione processuale della fattispecie. Invece devo dire il rischio, un rischio concreto, perché poi sono andato a vedere un po' negli ultimi tempi un po' di giurisprudenza, quella più recente, mi sono accorto che ci sono delle sentenze addirittura della Cassazione, c'è una prima sentenza del 2018, una seconda del 2021, che dice che basta, ai fini dell'integrazione del reato, basta la presenza di uno degli indici codificati previsti dalla norma incriminatrice perché possa dirsi per l'appunto consumato, integrato il reato di quell'articolo 603 bis. Questo è un rischio molto grave. Quindi, secondo me, in prospettiva di legge ferenda, forse pensare di rendere un tantino più pregnante la fattispecie base, perché poi, come dicevo prima, la violenza e la minaccia sono state inserite comunque nel secondo comma dello stesso articolo 603 bis come circostanze aggravanti, secondo me dovrebbero far parte già della fattispecie incriminatrice base, cioè già il reato dovrebbe prevedere. In questo senso devo dire, mi fa piacere richiamare quel progetto a suo tempo elaborato dal gruppo di studio di questo osservatorio, di cui faceva parte anche il consigliere Motta, che è un piacere avere qua, è stato veramente molto istruttivo anche ascoltarlo. Già in quel progetto si prevedeva di introdurre come modalità tipiche
della condotta non solo la violenza e la minaccia, ma anche l'inganno ed anche in alternativa, se non ricordo male, l'approfittamento della particolare vulnerabilità della vittima. Ecco, introdurre anche nella fattispecie un riferimento più che allo stato di bisogno, che è poi un concetto anche questo evanescente che ha dato luogo a diversi contrasti anche a livello interpretativo, introdurre piuttosto un riferimento esplicito alla particolare vulnerabilità della vittima per rendere più pregnante la fattispecie, secondo me sarebbe forse importante, sarebbe un passaggio significativo sul quale bisognerebbe riflettere per appunto in prospettiva delle legge referenda. Detto questo, vado un po' di palo in frasca, altro aspetto che sul quale secondo me andrebbe soffermata la nostra attenzione, l'utilizzo, la previsione della confisca allargata già prevista nell'articolo 12 sexies. Secondo me la confisca, l'ha detto ancora una volta in quel bell'articolo che io ho guardato proprio ieri con particolare attenzione, il consigliere Motta, l'articolo del 2017, il discorso quando si parla di confisca allargata, vecchio famigerato 12 sexies, che poi in base al principio della riserva di codice è stato trasposto nell'articolo 240 bis del codice penale. Il concetto di per sé di confisca allargata suscita sempre in me una certa reazione allergica, devo dire. Questo è puro diritto penale del nemico. E Feindstrafe, come dicono i tedeschi. In un primo momento questo istituto, questa misura era stata relegata nei confini della lotta alla criminalità organizzata e questo poteva avere un senso. Poi in realtà questa misura ha occupato spazi sempre più consistenti. Devo dire che io ho molte perplessità sul mantenimento di questa previsione anche con riferimento ai fatti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non ha molto senso, come ha scritto per l'appunto in quel profondo e lucido lavoro il contributo il consigliere Motta, a noi interessa non tanto, cioè non si fa questione della provenienza del patrimonio dei beni aziendali in questo caso, non è che l'imputato, l'indagato e poi l'imputato debba giustificare la provenienza e per cui la sproporzione deve essere assunta a presupposto di applicazione della misura. Qui a noi interessa tutelare i diritti dei lavoratori e ristabilire una situazione di legalità all'interno dell'organizzazione dell'impresa. Quindi, secondo me, una proposta netta e decisa in questo senso potrebbe forse essere presa in considerazione. Cioè, abrogazione, lasciamo da parte la confisca allargata che non ha molto senso in realtà con riferimento a questa ipotesi. Un altro aspetto che mi sembra degno di grande attenzione, che io qui ho notato da qualche parte, poi quando mi servono gli appunti, come spesso accade, non me li ritrovo, ma non parlo della normativa premiale, sottoscrivo anche quell'idea prospettata dagli illustri relatori che mi hanno preceduto di indirizzare la premialità verso il lavoratore collaborante, no? Che dovesse aiutare l'autorità alla scoperta e alla individuazione dei fatti, all'individuazione del colpevole. Per quanto riguarda la confisca, a parte la confisca allargata, cito testualmente il dottore Motta, è presente, mi fa piacere, l'interesse della collettività, scrive Motta, non è quello di sottrarre l'azienda al titolare che non abbia giustificato la disponibilità di essa, ma piuttosto quello di ricondurre l'azienda ad operare nel rispetto dei lavoratori, sì da non alterare l'assetto del mercato, ma da garantire che, rimessa sul mercato, l'azienda si astenga da sistemi illeciti di reclutamento della manodopera e di lavoro con modalità di grave sfruttamento dei lavoratori. Ancora una volta, la previsione della confisca obbligatoria dalla quale siano esclusi sia le cose che servirono o furono destinate a commettere il reale, sia e mi rifaccio ancora una volta al progetto elaborato a suo tempo dall'osservatorio, sia beni immobili, macchinari, le attrezzature o gli strumenti necessari per le lavorazioni, le coltivazioni, la raccolta, la cura, la conservazione ed eventualmente la trasformazione del prodotto, si pone in rotta di collisione con la prospettiva di risanamento dell'azienda, ragione per la quale non sarebbe male una rimodulazione della disposizione relativa alla confisca obbligatoria contenuta nell'articolo 603 bis punto 2, se non vado errato, che esclude esplicitamente dalle cose suscettive
di confisca per l'appunto questi beni. Si tratta, voglio dire, di aspetti apparentemente marginali, ma che assumono nell'economia della disciplina penalistica, secondo me, una valenza, una rilevanza molto importante. Due parole sulla responsabilità degli enti, ce li ho due minuti ancora, chiedo al Presidente. Due parole ancora sulla responsabilità degli enti. Chi mi conosce sa che studio questo tema da tempo immemorabile. Naturalmente io ho valutato molto positivamente il fatto che nel 2016 sia stato modificato l'articolo 25 quinquies del decreto legislativo 231, aggiungendovi per l'appunto il riferimento anche all'articolo 603 bis del codice penale. Devo dire che anche questa nuova forma di caporalato digitale tramite piattaforma digitale, il caso Uber che veniva citato in precedenza, è la dimostrazione plastica che in realtà questo meccanismo, questo paradigma di responsabilità da reato delle persone giuridiche può servire per colpire proprio le società lecite che poi sfruttano i lavoratori, addirittura le grandi imprese multinazionali, perché in origine la dottrina, gli addetti ai lavori avevano espresso qualche perplessità perché ritenevano che in realtà questo modello di responsabilità ne si ponesse in contrasto con la realtà criminologica, perché si riteneva che il caporalato fosse espressione più che altro di associazioni illecite, fosse cioè un reato di cui si servivano le associazioni illecite e i grandi gruppi criminali. Così in realtà non è. Negli ultimi tempi anche il reato ha subito sul piano criminologico una certa evoluzione, e mi sembra che i casi più recenti, in primis il caso Uber, dimostrino per l'appunto l'utilità del ricorso al paradigma di responsabilità da reato codificato in Italia nel 2001. Controllo giudiziario dell'azienda è articolo 3. Magari mi riservo di fare delle osservazioni scritte perché il tempo non basta mai, ma oramai sono abituato, scrivo sempre più di quanto poi non possa dire, quindi oramai mi sono rassegnato, è colpa mia certamente, non. Quindi molto interessante anche la sinergia e il collegamento tra l'articolo 3 della legge numero 199 del 2016 e l'articolo 34 del decreto legislativo, quello applicato nel caso Uber per l'appunto, l'articolo 34 del decreto legislativo numero 159 del 2011, e poi ci sono gli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 231. Quindi mi riservo magari di fare una riflessione ulteriore da trasmettere agli artefici di questo bel progetto, perché è un progetto in fieri il vostro, perché ci sono alcuni aspetti che secondo me vanno chiariti meglio e vanno definiti anche in prospettiva di riforma dello stesso articolo 3 della legge numero 199 del 2016. Con questo mi fermo, vi ringrazio e magari poi farò avere, non appena possibile, una relazione scritta, comunque degli spunti miei di riflessione in vista di possibili riforme. Grazie. Grazie al professor De Simone. Il termine per la consegna di questi, diciamo, suggerimenti sarebbe il 30 novembre, quindi perché appunto vorremmo entro l'anno dare la diffusione e comunicare le tesi a tutti, diciamo, i vari interlocutori. Grazie ancora. Siamo arrivati allora all'ultima sezione della nostra mattinata, quella il contrasto attraverso il diritto del lavoro. Prima delle conclusioni generali della mattinata che saranno tenute da Don Luigi Ciotti. Primo intervento da remoto è della professoressa Antonella Occhino, ordinario del diritto del lavoro in Università Cattolica e preside della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università stessa. Grazie Antonella per la presenza, a te la parola, avevi già durante il percorso preparatorio dato un contributo, adesso attendiamo di vedere se sei soddisfatta delle indicazioni, come abbiamo recepito le tue indicazioni. Grazie. Grazie a te per l'invito. Spero che si senta bene, ecco, se mi confermate. Si sente, sì. Grazie. Allora, dici bene, sono tornata alla mia anima di diritto del lavoro e sono rimasta molto favorevolmente colpita da queste 10 tesi per la sintesi e per la completezza.
E ho scelte due in particolare su cui a mio avviso il diritto del lavoro può dire qualcosa, la 4 e la 5. Ecco, la 4, il titolo, prezzi e salari, non lo leggo tutto naturalmente, ma fa riferimento alle forme di azzardo morale, di pratiche sleali di mercato e mette chiaramente in contrapposizione le valutazioni solo mercantili con le valutazioni che qui vengono indicate di tipo agronomico, ma insomma di qualità del prodotto e di qualità anche delle scelte, e quindi si va sugli stili di vita e di consumo. Allora, in questo senso, hai voluto dire che sono preside di una facoltà economica. Il diritto del lavoro è fondamentalmente un diritto dell'economia e mi sento pienamente di dire che questa tesi numero 4 sta dentro un concetto di economia equa e sostenibile, che è una formula molto diffusa anche nella comunicazione. Ho ascoltato molto volentieri gli interventi finora e ho notato che anche l'approccio comunicativo è importante. C'è nella tesi finale, forse non a caso, un appello all'educazione civica. Io penso che parlare di economia equa e sostenibile in un contesto come questo abbia un rilievo molto diverso che non parlarne in astratto nelle teorie, perché calando l'equità e la sostenibilità, quindi un appello da un lato all'eguaglianza, dall'altro alla qualità, possa generare così la sensazione e l'idea che sia necessario intervenire negli stili di vita e il consumo. E quindi un appello agli stili di vita responsabili e agli stili di consumo consapevoli. Oltre i caporalati vi è tutto un discorso anche di espressione, manifestazione da parte dell'azienda di come avvengono i processi produttivi, e quindi è un fatto di sostanza, però è importante dirlo perché le persone, e quindi è un fatto culturale, possano scegliere liberamente, ma la libertà è frutto di informazione, quali sono i prodotti che vengono dalle filiere, e qui si fa un appello all'intensificazione dei contratti pluriennali di filiera, molto opportuno, filiere benevole, benefiche e ispirate al bene comune. Allora, questo è un primo punto. Cosa può fare il diritto del lavoro? Il diritto del lavoro si occupa di salari, si occupa quindi di tutta la questione che è accennata nelle tesi, no, accennata in senso buono, sulla dignità del salario minimo naturalmente, e poi naturalmente in contrasto con tutto quello che avviene nei casi di lavoro sommerso e irregolare. La seconda tesi su cui voglio dire qualcosa, che ha a che fare sempre col diritto del lavoro e sempre con l'economia, però ripeto, il diritto del lavoro è diritto dell'economia e quindi mi ritrovo molto, soprattutto nelle situazioni critiche, ecco, viene fuori la sua anima così equalitaria di solidarietà che tocca i processi economici. È la numero 5, mi limito sempre alle sole prime parole, l'integrazione e l'inclusione dei migranti. E quindi l'appello alle politiche dell'immigrazione. Ora, apprezzo moltissimo l'ampliamento dal settore agricolo, che pure è il crocevia, diciamo, iniziale, settore primario di fenomeni disastrosi, no? Ecco, che sono stati anche ripresi e descritti negli interventi che mi hanno preceduta, però apprezzo anche molto l'allargamento alla logistica, ai trasporti, ai servizi di cura, all'edilizia, cioè un occhio ampio al lavoro irregolare, sommerso e in condizioni di sfruttamento. Qui devo dire che è fondamentale l'appello all'integrazione linguistica e all'inclusione sociale. Questo perché un'altra leitmotiv dell'economia, prima ho detto dell'economia equa e sostenibile, è quello dell'economia inclusiva. Allora, parlare di inclusione in questa situazione, oggi, in questo contesto, è parlare di qualcosa ancora una volta che è molto più concreto che un'idea astratta. E io sono convinta che le politiche migratorie, a partire dalla riorganizzazione dei sistemi di diritto di ingresso e di soggiorno e in generale l'espressione di politiche concrete di accoglienza, passino anche dal poi accompagnamento all'inclusione sociale. E l'inclusione sociale passa anche da quella linguistica. Io direi che è riassuntiva parlare di inclusione sociale. Allora, a questo proposito, e sarò quindi molto breve, quindi concludo qui il mio intervento. Che cosa vuol dire forme di accompagnamento e di inclusione attiva che ho visto riferite nelle tesi?
Ecco, ci sono responsabilità degli attori, sia pubblici sia privati, lo si dice bene, qui vanno messe al sistema, c'è una responsabilità educativa, cioè di education, che è in capo alle istituzioni scolastiche, se ne dice qualcosa proprio alla fine del documento, credo che le ultimissime righe siano diciamo decisive, perché si fa appello al rapporto dalla responsabilità degli istituti scolastici, del territorio e del terzo settore, quindi nessuno si sente escluso da questo, anzi il contrario, ma come preside di facoltà posso dire che c'è una responsabilità delle istituzioni formative, proprio dell'education, che è quella scolastica, direi anche universitaria, perché i formatori, i mediatori, gli operatori in generale, ma a tutti i livelli decisionali, beneficeranno di una diffusione di una cultura generale che fa parte dell'educazione civica. E bene ha detto il giornalista Tony Mira prima che c'è un fatto anche molto comunicativo, perché con la comunicazione delle cose buone si fa cultura. Bisogna guardare agli immigrati in primis sicuramente di prima generazione, perché c'è un problema di sfruttamento, di tratta, di sommerso, di irregolare che li riguarda direttamente. Bisogna guardare a quelli di seconda generazione e a quelli di terza generazione, e le pari opportunità nell'accesso alla scuola e alle università dovranno essere la leva per cambiare la società, come non è nuovo il fenomeno, ma come la Costituzione ci richiama fortemente. Grazie. Grazie alla professoressa Occhino, mi pare sia rimasta soddisfatta da come abbiamo recepito le sue indicazioni. Se rimanesse qualche, diciamo, correzione da fare, siamo a disposizione anche per te, Antonella, entro il 30 novembre. Allora, a questo punto, in presenza la professoressa Maria D'Onghia, Università di Foggia. Anche Maria è stata parte del nostro percorso preparatorio. Quindi doppio ringraziamento, e a te la parola, grazie. Grazie, grazie. Intanto sono io a ringraziare voi, l'Università del Salento, la Fondazione Bachelet, la Fondazione Don Tonino Bello, il professor Balduzzi, per aver messo insieme tutto questo pensiero critico e avete avuto la capacità di comprendere sin da subito che questo è un problema che va affrontato in una dimensione multisistemica. E questo è il grande valore di questo sforzo, di aver preso consapevolezza che è un problema che si affronta su livelli diversi e contemporaneamente. Quindi mi piace sottolinearlo questo, perché non è così scontato. Poi consentitemi un richiamo rispetto a quello che ci diceva Tony Mari dell'Avvenire, il problema culturale. Anche su questo avete iniziato le sessioni di oggi col profilo culturale, è fondamentale, lo diceva anche l'amica e collega Occhino, che ricordava il valore della formazione e dell'informazione. Io insegno all'Università di Foggia e il territorio foggiano è stato richiamato, è protagonista, diciamo in senso negativo. Ma consentitemi di raccontarvi una cosa molto rapida. Si parlava di fare rete, e in questa rete c'è anche l'università, e non è un caso che oggi noi siamo qui in un'istituzione universitaria. Con l'Università di Foggia, il mio dipartimento, io sono responsabile scientifica di una clinica legale. La clinica legale è un metodo didattico innovativo con i ragazzi che sono ancora in formazione. Faccio una selezione, abbiamo fatto una convenzione con Avvocati di Strada, che è un'associazione di avvocati che fornisce assistenza giuridica gratuita, ed è una clinica sui migranti senza fissa dimora. Quindi con gli studenti noi facciamo sportello, ascoltiamo ragazzi che provengono molto spesso da uno di quei ghetti di insediamenti informali che venivano richiamati prima, e gli diamo una mano dalla semplice pratica della residenza a questioni molto più complesse. E oltre alla presenza dell'Università di Foggia, su tutta una serie di progetti FAMI che stiamo portando insieme. Quindi l'importanza di portare avanti questo processo culturale. Detto questo, molto rapidamente, voglio fornire qualche spunto su alcune tesi che sono così attentamente ricostruite e proposte nella logica di fare un passo avanti. La repressione del reato non basta, la tesi numero 3, è stato già detto, l'approccio meramente penalistico e repressivo non è sufficiente, anzi
deve essere l'estrema ratio. Lo ricordava chi veniva prima di me. Questo cosa significa? E qui l'approccio del giurista del lavoro è fondamentale. Agire sul piano della prevenzione. Agire sul piano della prevenzione significa, da un lato, rafforzare tutti gli strumenti di contrasto, quindi di controllo. Il PNRR fa un investimento importante nel rafforzamento del controllo e anche in una sorta, c'è un'azione specifica di mappatura di tutti gli insediamenti informali. Ma significa anche, nella logica della prevenzione, da questo punto di vista la legge 199 è ancora inattuata, significa attivare tutti quegli strumenti che funzionano anche in termini di incentivazione. In termini giuridici si chiamano le sanzioni positive, cioè collegare ai controlli e ai comportamenti virtuosi delle misure premiali. E quindi qui si collega, se andiamo in una prospettiva anche sovranazionale, consentitemi di richiamare il tema della condizionalità sociale. Nel settore dell'agricoltura, voi sapete che c'è l'istituto della PAC, no? La politica agricola comunitaria, che prevede l'erogazione di contributi, quindi sovvenzioni, a condizione che siano rispettate delle regole. Fino a questo momento le regole che devono essere rispettate sono quelle legate all'ambiente e alla tutela degli animali, ma non c'è il valore sociale, non c'è la condizionalità sociale, cioè di documentare, accertare che il lavoro venga posto in essere con rispetto di tutte le norme contrattuali e così via. Quindi prevedere dei meccanismi che incentivino il rispetto delle norme, ma prevedendo allo stesso tempo anche riconoscimenti in termini di agevolazioni di tipo economico o di tipo normativo, può essere sicuramente una strada. A proposito dei controlli, voglio qui anche ricordarvi una novità che è stata introdotta da poco nel nostro ordinamento, che in realtà poi non è proprio una novità assoluta. Mi riferisco al DURC di congruità. Nella logica di meccanismi che facciano emergere sistemi di illegalità, nell'edilizia, ed è un sistema che è entrato in vigore il 1 novembre, quindi una cosa recentissima, è stato introdotto questo sistema di certificazione che non ha nulla a che vedere col DURC. Il DURC è il documento unico di regolarità contributiva. Il DURC di congruità, invece, è un sistema di certificazione che attesta, che, diciamo, relativa alla manodopera, cioè attesta che la quantità di operai assunti per realizzare un certo intervento, in questo caso nell'edilizia, non sia superiore o inferiore a quella che realmente servirebbe per la realizzazione di quell'opera. La Puglia ha un'esperienza precedente nel settore dell'agricoltura, ma in realtà non sono mai partiti questi indici di congruità. Ma è un meccanismo questo che va guardato con grande interesse, perché opera nella logica della prevenzione e della regolarità del lavoro e quindi dell'emersione del lavoro nero. Ancora, sempre nella tesi numero 3, vengono richiamate altre questioni importanti. In estrema sintesi si fa riferimento anche chi mi ha preceduto, Antonella prima lo citava, la necessità di mettere mano alle norme sugli ingressi regolari nel nostro paese. Quando parliamo di caporalati, è evidente che il fil rouge in qualunque settore lavorativo noi parliamo è la presenza massiccia di stranieri, e in alcuni settori gli stranieri sono funzionali al mantenimento del settore. L'agricoltura è esemplificativa in questo senso. Allora, a proposito di ingressi regolari, due spunti molto rapidi. Nel 2020 è stata fatta la sanatoria, l'ennesima, siamo arrivati all'ottava, procedura di regolarizzazione, che nasce quella norma nella logica che con l'emergenza pandemica bisognava garantire tutele a chi era invisibile, ma anche per soddisfare un'esigenza del mercato. Non si trovava manodopera, in maniera particolare in agricoltura. Bene, questa procedura estremamente burocratica, una norma scritta malissimo, ha funzionato malissimo. Il 15 agosto del 2020 era il termine
per la presentazione delle domande, 220.000 domande, un report depositato a giugno 2021, su 220.000 domande, a giugno solo 11.000, e quindi il 5%, sono riusciti a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno. Pensate che a Roma, su un totale di 16.187 domande, solo due pratiche sono arrivate alla fase conclusiva. Questo per testimoniare che è evidente che il meccanismo non ha funzionato. E quindi bisogna fare tesoro, i processi vanno monitorati e valutati e migliorati. Siamo arrivati a un'ottava sanatoria con questo risultato. Mi sembra che sia stato un fallimento, oltre al fatto che l'85% delle domande ha riguardato il lavoro domestico e non in agricoltura. Gli ingressi degli stranieri nel nostro paese, anche qui c'è la necessità di rimettere mano alla normativa. Intanto questa distinzione che c'è tra migrazione economica e migrazioni per ragioni forzate, per ragioni diciamo di protezione, non funziona. Il confine è molto labile e ci sono ormai migrazioni che rispondono anche a ragioni di tipo ambientale, persone che scappano dai loro paesi perché si trovano in condizioni legate all'ambiente di non vivibilità, e c'è la necessità di rimettere mano perché il sistema delle quote non funziona, perché ormai il sistema della protezione è l'unico modo per entrare nel nostro paese, e i due meccanismi c'è una sorta di sovrapposizione, oltre al fatto che ci sono delle regole, lo ripeto spesso quando parlo di questi temi, che incentivano l'irregolarità. Se voi pensate che nel settore dell'agricoltura l'extracomunitario con un contratto di lavoro stagionale per legge non ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è evidente che questo disincentiva alla regolarizzazione se poi non si può beneficiare di un sussidio, oltre alla regola che i contributi che vengono versati non possono essere portati nel paese di origine. Solo degli esempi flash per dire che vi è la necessità di rivedere l'apparato normativo in termini proprio di regole, di disciplina. Un ultimissimo spunto, e qui richiamo la tesi, la numero 6, l'importanza delle relazioni sindacali, dell'organizzazione sindacale. Ora, anche qui c'è la necessità di un processo di innovazione. Fare sindacato in modo classico non soddisfa e non si avvicina a un lavoratore che ha delle peculiarità, vulnerabile, invisibile, straniero, mobile. Quindi i sistemi tradizionali di aggregazione, fare coscienza collettiva nel sistema classico di partecipazione anche di conflitto, non è sufficiente per realizzare un'aggregazione per questi lavoratori. E qui probabilmente utilizzare anche la tecnologia, una sorta di agorà digitale, può rappresentare uno strumento di innovazione. Oggi il sindacato è molto presente su questi temi, lo richiamava prima il giornalista dell'Avvenire, ma è un sindacato che fa assistenza, fornisce servizio, quindi un'organizzazione sindacale per lo straniero. C'è bisogno di creare sindacato con lo straniero, dove il lavoratore straniero diventa il protagonista e il componente dell'organizzazione sindacale. Avrei voglia di dire tante altre cose, ma siamo arrivati in ora tarda e mi fermo qui. E vi ringrazio ancora per il lavoro che state facendo in maniera così egregia. Grazie. Grazie Maria Donghia, anche per essere rimasta nei tempi, a questo punto soprattutto ce n'è bisogno. L'ultimo intervento della sezione, l'ultimo ma non minore, del primo presidente emerito della Corte di Cassazione, il presidente Giovanni Mammone, eccolo collegato. Grazie Gianni, a te la parola. Grazie. Quale segretario dell'Associazione Bachelet mi associo ai saluti a tutti i partecipanti in presenza e a tutti coloro che sono collegati via web. Mi associo soprattutto al ringraziamento che il professor Balduzzi ha rivolto alla Università del Salento e alla Fondazione Bello.
non solo per l'organizzazione di questo evento, ma anche per la partecipazione al lungo e proficuo cammino che ha preparato questa giornata. È stato un lavoro intenso, un lavoro approfondito, ma anche, devo dire, molto coinvolgente per le cose che si sono dette, per le persone che hanno partecipato e per lo spirito che ha legato tutti questi argomenti che oggi portiamo in questo convegno. Venendo all'argomento vero e proprio, devo dire che mi ritrovo pienamente con la Dombia che mi hanno preceduto. Mi ricollego a quanto ha detto la professoressa Dombia a proposito della tesi numero 3. La tesi numero 3 che testualmente si affronta l'argomento della legalità nei servizi dell'economia criminale e soprattutto il riparare al guasto da essa apportato mediante l'attuazione del piano di contrasto al caporalato e del piano nazionale di resilienza e ripresa. Questo oggetto della tesi numero 3 potrebbe sembrare pomposo e in qualche modo anche fuorviante, perché stiamo dicendo da stamattina che è la burocrazia, è l'eccessività di alcune formulazioni normative, soprattutto la mancanza di chiarezza degli obiettivi, che rappresenta uno dei veri ostacoli a una chiarificazione nell'ambito del mercato del lavoro e alle misure di prevenzione dei fenomeni negativi quali il caporalato. In realtà, se noi andiamo a leggere bene e lo mette bene in evidenza la tesi numero 3, noi abbiamo, forse frutto anche dell'emergenza pandemica, abbiamo nella legislazione ultimissima alcuni spunti importanti e anche delle dichiarazioni di principio politiche prima ancora che legislative importanti. E mi riferisco al decreto legge 34 del 2020 che in due articoli, l'articolo 103 e l'articolo 103 bis introdotto dalla legge di conversione, affrontano particolarmente i problemi dell'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e i problemi del lavoro transfrontaliero, di cui mi pare che questa mattina non si sia detto molto. Per quanto riguarda l'emersione dei rapporti di lavoro, ovviamente un decreto legge che agisce in una situazione di emergenza pandemica ha poco spazio per proporre soluzioni definitive. Però il decreto legge segnala il problema nel senso di sollecitare l'iniziativa in materia di emersione del lavoro nero, ovviamente lavoro nero nazionale dei lavoratori italiani, ma anche e soprattutto di coloro che vengono da procedure di immigrazione regolare e da sistemi di ingresso irregolari. È una presa di posizione importantissima perché trova poi una sua immediata ricaduta nel piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale dedica alcuni capitoli importanti alle iniziative da adottare in materia. Iniziative che indicano innanzitutto una strategia e soprattutto mettono a disposizione delle strutture che sono destinate ad intervenire dei congrui fondi secondo la filosofia dell'intervento del piano. Ecco, queste due cose che, ripeto, sono ben messe in evidenza dalla tesi numero 3,
sono, diciamo, la prospettiva in cui il legislatore nazionale è destinato a muoversi nei prossimi 3 o 4 anni. E questo significa anche che la spinta che nasce dalla situazione pandemica è una spinta che è destinata a perpetuarsi nel tempo, con l'obiettivo di arrivare a dei risultati concreti, dei risultati, diciamo, efficaci sul piano proprio sociale ed economico. Il dibattito di stamattina ha fatto già emergere alcuni importanti punti, primo tra tutti quello che era già emerso in uno dei nostri incontri preliminari, che ci ha portato il ministro dell'Interno Lamorgese a proposito della consulta contro il caporalato e a proposito del provevolto del 14 luglio 2021. Ne parlammo in uno dei nostri incontri preparatori qualche giorno immediatamente prima della sua sigla, e questa consulta è l'attuazione proprio di una impostazione totalmente nuova, che è quella non solo del reprimere, ma soprattutto del comprendere, dell'intervenire per prevenire i fenomeni più gravi. E sempre stamattina è stato importantissimo un intervento di Parenti, del dottor Parenti, rappresentante della Commissione Europea per l'Italia, il quale ha parlato di una politica che certo viene valutata a livello europeo dal suo punto di vista, ma che anche a livello nazionale ha avuto qualche applicazione sporadica ma proficua, e cioè quella degli accordi bilaterali con i paesi nordafricani per regolare i flussi migratori in senso, operativo, nel senso di consentire l'ingresso in Italia nei momenti in cui c'è particolare necessità di manodopera, soprattutto in agricoltura, ma non necessariamente solo in agricoltura, per consentire poi a questi lavoratori migranti di tornare nel loro paese per avviare un rapporto proprio di frequenza di presenza a seconda delle esigenze, ma basandoci su una manodopera qualificata e in qualche modo motivata dalle future occasioni di lavoro che si prospettano. Ecco, questi sono due argomenti particolarissimi che rientrano sicuramente nella trattazione che l'associazione propone con la tesi numero 3 e che rappresentano tutto sommato una novità che va oltre il sistema giustamente condannato dalla professoressa Doglia dell'automaticità dei flussi. Il sistema dei flussi che risale a una politica e soprattutto a una visione dell'immigrazione risalente alla fine degli anni 90 è una politica che deve essere in qualche modo aggiornata, ma deve essere aggiornata non sull'onda delle situazioni del momento, ma che deve essere aggiornata sulla base di un piano e di una indicazione importante, di una indicazione effettiva. Ora, da questo punto di vista, quindi, noi ci possiamo chiedere quale può essere la funzione del diritto del lavoro, qual è il contributo che può dare il diritto del lavoro al contrasto a questi fenomeni negativi che oggi stiamo esaminando. Io ricordo che il diritto del lavoro non è solo il diritto tradizionale della regolamentazione giuridica del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Questa è, diciamo, la rappresentazione più immediata e più tradizionale del diritto del lavoro. Esiste anche il diritto penale del lavoro, esiste il diritto amministrativo del lavoro. Stamattina, per esempio, si è parlato dell'ispettorato del lavoro, che come sapete è stato recentemente completamente rivisto ed è stato trasformato in agenzia governativa, da organo
burocratico come era in passato. Quindi questo è da un certo punto di vista è già un sistema di adeguamento della materia del lavoro a esigenze moderne e sicuramente più in grado di essere esaminate con una nuova struttura. Ecco, concludo dicendo che a queste tre gradazioni del diritto del lavoro, il diritto del lavoro tradizionale, il diritto penale del lavoro e del diritto amministrativo del lavoro, potremmo aggiungerne una quarta che io definirei il diritto del lavoro della integrazione, inteso come una branca del diritto del lavoro in sé, senza aggettivi, ma come un momento di coordinamento delle mille competenze, delle mille burocrazie che, come abbiamo visto questa mattina e come abbiamo toccato con mano nei nostri incontri preparatori, condizionano veramente questa materia che va oltre il caporalato, ma riguarda proprio l'assetto del lavoro nella società moderna. Grazie. Grazie al presidente Mammone, che peraltro appunto anche come segretario dell'Associazione Bachelet ha seguito fin dall'inizio il nostro percorso, anzi la proposta di dedicare l'attenzione ai caporalati venne proprio da lui per primo, quindi credo che si debba dare il giusto riconoscimento anche sotto questo profilo. Allora, ci è arrivato l'intervento del ministro Orlando che leggeremo all'inizio del pomeriggio, adesso vogliamo ascoltare le conclusioni di Don Luigi Ciotti. Quando con l'amico Giancarlo Piccini decidemmo di chiedere questa disponibilità a Don Luigi, non pensavamo che avremmo avuto questo regalo della sua presenza, diciamo, tutta la mattinata. Abbiamo visto che ha preso tanti appunti, non lo so se seguirà gli appunti o se parlerà a braccio, però ecco quello che voglio dirti, Carlo Luigi, è un grazie veramente grande da parte di tutti gli organizzatori, la Bachelet, la Fondazione Antonino Bello, l'Università del Salento, e dirti che non hai termini, nel senso che ti ascoltiamo a prescindere dall'orologio. Grazie ancora. Vado avanti come sono capace, io non sono un tecnico, sono laureato in scienze confuse. Vi porto però il mio contributo che parte un po' dalla faccia a faccia con la realtà, con i poveri, con gli ultimi, con quelli che sono ai margini. Vivo da 57 anni in un gruppo partito sulla strada e in Africa da tanti anni c'è un percorso che noi portiamo avanti, ecco, come gruppo Abele. Poi rappresento anche Libera, che è un'associazione di associazioni, oggi presente in tutta l'Italia, in Europa, in America Latina e in alcuni paesi africani. Parto da qui per dire un po' la storia, le fatiche, le speranze, anche la gioia di essere qui, Soprattutto mi sono arricchito dei contributi che gli altri hanno portato, delle tesi che ho letto, ecco. Ma io potrò solo di flash, non sono in grado di portare altri e dei momenti che ritengo necessari, fondamentali, che vengono sottolineati. Dico subito che il piano triennale di contrasto al caporalato è stato un passo importante, ma occorre contrastare oggi più che mai i padrini oltre che i padroni. Che è necessario riformare lo stato sociale nel nostro paese per tutti, perché noi negli ultimi anni abbiamo fatto ortopedia sociale. Abbiamo tamponato nel sociale un sacco di situazioni che valgono per tutti, ma valgono anche per la storia di tante altre persone. Quindi anche proprio riformare questa dimensione diventa importante, fondamentale per tutti, ma per piacere è necessario cancellare i decreti sicurezza, riformare quell'obbrobio di leggi passate che hanno creato tutte queste condizioni, che hanno moltiplicato queste fragilità. E se noi non cancelliamo quei decreti,
se non modifichiamo quelle leggi, beh, rischiamo di continuare a creare una serie di situazioni, nonostante i passi notevoli che dall'altra parte sono stati fatti. I padroni, che qui parliamo di quei padroni evidentemente che producono sfruttamento, ma è stato riportato qui che in certi territori ci sono anche i padrini. I padrini che stanno dietro a questo sfruttamento, che lo gestiscono. Ed è stato molto detto bene questa mattina in un intervento, come in alcuni territori i padrini diventano poi anche padroni, perché riescono a infiltrarsi e a portare via tutto questo. Allora bisogna riformare certamente le leggi sulla cittadinanza, sull'immigrazione, non dimenticando che l'80% degli sfruttati, emerso anche qui dal lavoro che è stato fatto, sono storie di amici, di amiche migranti, no? E soprattutto dobbiamo cancellare, vi prego, quei decreti, se non ne usciamo fuori, non ne usciamo fuori da tutto questo. Devo dire che le operazioni di contrasto al caporalato hanno dimostrato in modo inequivocabile che l'impianto della legge del 2016 sul piano repressivo ha fatto dei passi notevoli, e abbiamo visto proprio anche tante procedure che si sono aperte in tribunali, no? Poi ci sono state emerse alcune deficienze, alcuni ritardi, però ci sono dei segni. Ecco, sul piano repressivo e quindi adeguato ed efficace, passaggi in avanti. E invece bisogna dire che è stato inattuato veramente relativamente a quella parte che è quella della prevenzione, che a noi sta molto a cuore. A noi sta molto, molto a cuore. Ma ci sono alcune considerazioni che mi pare importanti a questo punto, che hanno attraversato qui questa mattina. Allora io di questo posso dire qualche piccola cosa. Il primo elemento che mi sembra importante riaffermare per tutti è che il lavoro è dignità. Il lavoro è dignità. E questo è un aspetto che vale per tutti. Perché la dignità... Quindi queste parole devono essere, sono importanti, sono fondamentali, valgono per tutti il problema della dignità nel lavoro. Significa riconoscimento della persona come parte attiva di una comunità, come protagonista del bene comune. E quindi dignità del lavoro significa allora che la persona, è stato detto, ma deve essere ridetto sempre, è sempre fine, non mezzo. Non riguarda solo gli ambienti, tra virgolette, di caporalato, i caporalati. Riguarda la storia di migliaia di persone nel nostro paese che, se non cambiamo questo paradigma tecnocratico, che è quello che ha contribuito ad allargare le fasce della marginalità, della fragilità, dell'esclusione, no? Non usciremo mai fuori. Possibile che 2 milioni di giovani in Italia hanno terminato la scuola e non hanno trovato lavoro, non c'è lavoro. Questo prima del Covid. Poi siamo qui a fare il tifo perché molte cose cambiano, che devono cambiare. Però abbiamo, c'è un'azienda di Stato oggi che è l'ex Alitalia, 100% patrimonio dello Stato, che ha messo via 3.000 persone, ed è che li mette fuori da quel circuito, come ci sono altre centinaia di situazioni lavorative, no. Allora qui c'è tutta una riflessione, il lavoro è dignità, la persona è sempre fine, mai mezzo. È emerso, ma è importante anche per me poterlo dire, che il lavoro è inseparabile dai diritti. Sì, perché i diritti sono la spina dorsale della nostra umanità.
sono la colonna vertebrale della nostra civiltà. Sono ciò che ci permette di affrontare le avversità e di accogliere le diversità. I diritti, voi me lo insegnate, sono ciò che ci permette di costruire il bene, di non arrenderci al male. Allora, scusatemi, dobbiamo parlare del tradimento delle carte, il tradimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il tradimento della nostra Costituzione. E lo dico con fatica, con sofferenza, perché il primo articolo, voi me lo insegnate, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48, nate sulle ceneri di quello che era tutto successo, parla così chiaro. Allora mi chiedo dove siamo stati in questi anni, dove è stata la politica, dove siamo stati noi. Quando quell'articolo dice con chiarezza che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e di coscienza, devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. E voi mi insegnate che in queste poche righe c'è già tutto, ci sono le condizioni dei diritti umani, la libertà, l'uguaglianza, la dignità. Ci sono poi anche gli strumenti che rendono possibile la loro affermazione. In poche righe c'è tutto, la coscienza e la ragione. E infine c'è una parola importante, fratellanza, sottolineata con forza letta in un modo radicale e originale, da Papa Francesco nella Fratelli Tutti. Allora, abbiamo tradito la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma abbiamo anche mortificato la nostra Costituzione, perché si parla lì, nella Costituzione che pone a fondamento della Repubblica Democratica, riconosce l'articolo 4 come diritto di tutto questo, il lavoro. Allora questo mi fa un po' fatica. Dove eravamo? Cosa abbiamo fatto? Ma è una riflessione che ci coinvolge tutti, cittadini e chi ha delle grandi responsabilità che ci hanno accompagnato in questi anni. Allora in questo senso, qui è ritornato in quelle tesi c'è, mi sembra importante, il lavoro, prima che un diritto, è un bisogno profondo delle persone, non è solo un diritto. E dare al proprio nome, come persone, un volto, una identità e una dignità. È il lavoro che rende vive le persone. Il lavoro ha valore solo quando è vero, onesto e dignitoso. Ma c'è bisogno di lavoro. C'è bisogno di lavoro. C'è tanto bisogno di lavoro. Ma lasciatemi citare Papa Francesco, perché Papa Francesco, che non la manda a dire, ma meno male che c'è qualcuno che non la manda a dire qua, perché sennò, ecco, quando si è scoperto, l'avete visto, quella situazione in una grande topografia veneta, dove si stampano testi, libri che parlano di legalità, di giustizia, si parla di tutto, dove era stato dato un appalto a una realtà, si sono scoperti lo sfruttamento di pakistani nell'editoria, nella grande azienda, che è una grande azienda. Sarà la giustizia a riconoscere dove stanno delle responsabilità, chi non sapeva, chi ha coperto.
ma proprio dove si stampano testi che parlano di questi temi. Ecco, allora, un bravo scrittore ha tirato fuori questo. Papa Francesco ha preso carta e matita, come si dice, e ha scritto proprio un intervento per dire, proprio parlando della cultura, no? Che in quel luogo dove si propone della cultura, no, veniva calpestato tutto questo. Ma Francesco, in questa lettera mandata a chi aveva denunciato, un brevissimo scrittore che aveva denunciato tutto questo, ha detto anche una cosa importante, fondamentale a un certo punto, che vale per tutti, per me. Lui lo definisce, rispetto anche come Papa, quando dice: per un cristiano ogni forma di sfruttamento è peccato. Dobbiamo dirci anche questo. Dobbiamo dire, ma meno male che anche nella Chiesa si possa dire tutto questo. E penso quando Tonino Bello, c'è la fondazione Tonino Bello, siamo nel 1992, è un profeta il nostro Tonino Bello. Dico anche nostro, io non sono pugliese, ma Tonino Bello ce lo sentiamo, è entrato dentro le viscere, ha smosso le coscienze, siamo nel 92. Lui, presidente di Pax Christi, col Movimento per la Giustizia, per la Pace, pastore, veramente pastore di una chiesa, capace di saldare la terra con il cielo, parlava dell'Europa dicendo, era preoccupato, come possiamo ancora oggi, e facciamo il tifo che le cose possono cambiare. Diceva Tonino Bello, una politica ridotta a regolatrice di interessi, parla dell'Europa, e intravide lo sviluppo di un'Europa cassa comune invece di casa comune. Un'Europa più di mercanti che di fratelli. E già, perché c'è, nonostante un grande lavoro che viene fatto, anche qui sempre distinguere per non confondere, anche qui non dimenticare le cose belle, importanti, positive che ci sono, e quanti sono impegnati in casa nostra, in Europa, per il bene comune. Questo deve sempre emergere, fare sempre emergere le cose belle, importanti e positive. Poi però bisogna anche dirci che oggi è cassa comune. Perché vedi che il grande dibattito, la spartizione di questi soldi. 4 giorni ho presente ancora alcuni di questi grandi leader europei stravolti dei telegiornali. Abbiamo lavorato, abbiamo dormito poco per dividere il denaro, ben venga. Sì, quei 221 miliardi poi arricchiti ancora di altro denaro, che poi adesso tutti tirano ognuno dalla propria parte, no? Ben vengono, speriamo che vengano usati nel modo giusto, nel modo attento, nel modo puntuale. Però io faccio anche la somma, che qual è il giro, anche se approssimativo, dei guadagni della criminalità organizzata, del riciclaggio, dell'evasione fiscale, dei segmenti della corruzione. Non è una tantum che arriva, ma è una quotidianità che ogni anno noi ci troviamo davanti delle cifre impressionanti che sono superiori a quell'una tantum che oggi vede questa cassa comune. Lì dobbiamo sottrarre. Molto viene fatto, qui c'è un bravissimo magistrato, siamo amici da una vecchia data, no? Abbiamo sentito delle belle voci, dei bei contributi, attenti, puntuali, ma lì dobbiamo, perché è importante e fondamentale. Abbiate pazienza, quando abbiamo visto che hanno chiesto dei soldi in Europa per fare i muri,
Già negli ultimi anni sono stati finanziati, questa volta c'è stata un'insurrezione, grazie a Dio, ma anni fa hanno dato dei soldi a qualche nazione dell'Unione Europea perché bisogna bloccare i confini. I confini però ci sono, i muri ci sono per respingere le persone in questa Europa, ma non ci sono per altri traffici. Non ci sono per altri traffici. Però per la storia di poveri cristi si fanno i muri, si respingono. Ed è un'Europa, questa, culla della civiltà, che dà dei miliardi a un dittatore in Turchia perché si tenga 3 milioni di poveri migranti. E noi abbiamo venduto, abbiamo fatto affari l'anno scorso per 892 milioni con altre premesse, promesse di grandi affari, scusate, con l'Egitto che tiene in carcere 5.000 persone perché si sono ribellate, parlando, denunciando quel sistema dittatoriale, tra cui un ragazzo per il quale a noi molto caro, il piccolo Zaki, il piccolo Zaki. È all'Egitto. Non abbiamo la verità su Giulio Regeni, parlo in un'università. Allora qui ci sono delle cose che non vanno. Soldi che continuiamo a dare alla Libia, alla Libia. Abbiamo ancora dei meccanismi che penalizzano le nostre ONG che soccorrono sui mari. Di cosa stiamo parlando? Qui c'è la storia, i volti, la vita delle persone. E noi siamo circondati da certi meccanismi che sono impressionanti, che se non vengono sbloccati, ora c'è un'Europa che è chiamata a fare la propria parte. È il paese che io amo, che l'Italia è chiamato a fare la sua parte. Ma se alcuni di quei provvedimenti, che sono quelli che hanno alimentato tutto questo, che ancora frenano molti di questi percorsi, non vengono al di là di tutti quei punti che sono importanti, che sono fondamentali, quali mi riconosco, però sento nella mia coscienza che ci deve essere uno scatto in più e che se c'è una parola che dobbiamo gridare insieme è la parola urgenza. Perché tutto è lento, ma dall'altra parte si sta compiendo un olocausto, nei mari, nei confini. Ma c'è anche un olocausto che si compie tutti i giorni in casa nostra. Perché il vero tema che attraversa tutto è quello della libertà. Chi è povero non è libero. E il paese che noi amiamo, prima del Covid, aveva oltre 5 milioni di povertà assoluta, 1.200.000 bambini in povertà assoluta. L'Istat ci ha dato l'altro giorno che la povertà assoluta è aumentata di 1,5 milioni. Allora abbiamo un olocausto in questo senso di fragilità, di sofferenze. All'ultimo posto l'Italia per la povertà educativa. E abbiamo visto che nei nuovi piani del denaro che arrivano si sono investiti dei soldi per la povertà educativa al sud. Ma ben vengano. Come che non esiste al nord, non esiste nelle altre periferie, ci deve essere una visione più ampia, culturale e politica del nostro paese. Papa Francesco non fa mezzi discorsi e chiama tutto questo, lo chiama veramente il lavoro schiavo. Lui lo chiama il lavoro schiavo. E porta degli esempi che tralascio solo per questione di tempo. Perché ci sono dei passaggi di una voce chiara, scomoda, come deve essere. Perché se noi facciamo mediazioni nei nostri linguaggi rispetto alla vita delle persone, non usciremo mai fuori. Ma il tema forse anche questo, che senza lavoro una società muore. Una società muore senza lavoro, perché viene a mancare lo strumento a cui ciascuno affida il suo senso di dignità e di identità. Una società che non si cura dei giovani
è una società che non si cura della propria storia e del proprio avvenire. I giovani sono meravigliosi. Sono meravigliosi. Dobbiamo offrire loro delle opportunità, delle possibilità. Sono costretti ad andarsene lontano. Sono una ricchezza, studiano, ci mettono passione. Hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili. E quando li trovano, voi mi siete testimoni, si infiammano. Ci sono. Questa società deve scommettere sui nostri ragazzi. Deve scommetterci. Allora ci sono dei bei segnali, ma sono insufficienti. Sono insufficienti. Ai giovani, voi lo sapete, si nega, si rischia di negare il futuro e intanto si grida lo scandalo se da quel futuro negato nascono dei comportamenti antisociali che inquietano, che preoccupano, certo. Però poi molti si lamentano perché c'è una sfiducia verso le istituzioni che molti ragazzi manifestano. Se c'è sfiducia verso la politica, o la politica avvicina realmente quei problemi, perché non basta adesso dare dei soldi. E due capitoli ci sono con quel denaro che arriva per l'istruzione, perché noi siamo gli ultimi posti per la dispersione scolastica. E le università in Italia perdono il 40% per strada degli studenti, nonostante l'impegno, la generosità, l'inventarsi di tutto, a cui va stima e gratitudine. Ma se non si affronta tutto questo, allora è una lettura più ampia su quell'olocausto di situazioni, di fragilità, di eccetera. Ecco, ragazzi che vorrebbero lavorare, che lo cercano, sono costretti. Allora, in questo senso, aveva ragione, lasciatemelo dire, Don Lorenzo Milani. No, poi per noi nel mondo dell'educazione è stato un maestro, ma ci sono tre parole che mi hanno sempre colpito e che danno anche la carica. Quando Lorenzo Milani diceva, finché c'è fatica c'è speranza, e noi facciamo fatica anche a riflettere, a guardare le situazioni, a toccarle con mano, anche nel parlarne si fa fatica, perché si vorrebbe solo far emergere quella meraviglia di cose belle e positive che ci sono, perché ci sono. Abbiamo anche il dovere di vedere dove stanno i nodi e le contraddizioni. Certo, anche questa mattina ho colto, e di questo sono grato a chi ci ha preceduto, ma anche dei vostri interventi, dobbiamo raccogliere, io l'ho raccolti in questo senso, quei segni di speranza che poi attraverso la vita, anche le parole, la ricerca, che ogni giorno si affacciano un po' al nostro orizzonte, cioè cogliere il positivo che c'è, sostenerlo e riconoscerlo. Ecco, non potremo chiudere questa giornata, c'è ancora tutto il pomeriggio, per dirci dove sta una delle ragioni importanti. Per me nel mio cuore ci stanno le persone morte. Ci stanno quei numeri che Toni Mira, alcuni di quei volti che ci sono stati ricordati questa mattina. Ci stanno loro, perché lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo, questa urgenza è urgente, perché trasciniamo tante cose, ci vuole uno scatto veramente in più, anche per non dimenticarci che la vita si fa storia, non c'è futuro senza radicamento nella storia vissuta, partendo da quelle che l'hanno vissuta, l'hanno pagata, l'hanno sofferta. Allora noi abbiamo bisogno di non dimenticarci che la memoria non va fermata, non va ingabbiata nel passato, ha come spazio l'altrove della storia, il cammino della vita. È stato detto molto bene poco fa. Il dato inquietante è che il problema, questo problema,
non è considerato nella stragrande maggioranza del nostro paese. È considerato da chi ci opera, da chi si spende tutti i giorni, ma nel paese c'è, è cresciuto fortemente, si è allargato un clima di normalizzazione sulle mafie, sull'usura, sull'ecomafie, sull'agromafie, sul gioco d'azzardo, sulle droghe. Oggi il problema più grave di anni fa, ma è diventato uno dei problemi così nella normalizzazione del paese. Anche questo, questa dimensione di questo problema rientra in questo clima. Ecco allora il bisogno della grande sfida culturale, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. È fondamentale, la cultura è responsabilità, responsabilità della cultura, a cui si aggiunge il ruolo dell'informazione, richiamato, della dimensione educativa, quindi il ruolo della scuola, dell'università. Noi a Torino anni fa abbiamo fondato l'Università della Strada. Giancarlo Caselli, che parla oggi, è stato docente, perché la strada ha tante cose da raccontarci, da portarci, da insegnarci, e dall'altra parte c'è bisogno dell'altra università. Sono due mondi che devono incontrarsi, si devono incontrare, e in cattedra avevamo messo gli uni e gli altri, perché abbiamo bisogno, oggi più che mai, di questi saperi e le risposte meticce. Guai se non ci mettiamo nei panni di chi vive queste fragilità e queste fatiche, perché troppe scelte a volte sono state fatte a tavolino. E invece bisogna, ed è stato importante il cammino che è stato fatto, che consegnano 10 tesi, perché c'è un cammino, sono più voci, questo che diventa importante. Ma nonostante questo, nonostante questa positività, vediamo ancora che molte cose vengono fatte nel paese che arrivano così. E invece bisogna immergersi nella vita, nella storia delle persone. E quelle scarpe che, con le suole che sono consumate, che si sono state ricordate. Io lo vedo come diventa importante, fondamentale. Ecco, la strada è ancora molto in salita, amici. È ancora molto in salita, ma ne vale la pena. La lotta ha bisogno veramente di ciascuno di noi. Allora, in questo senso, e solo in questo senso, io credo che l'ultima parola che dobbiamo usare, qui è stata già ripresa, è l'etica. È l'etica. Attenzione, io quando molti ordini professionali fanno i codici etici oggi, no? Tutti fanno i codici etici. Ditemi chi è che non fa il codice etico. Ben venga. Quando ci hanno chiamato in molti, io vado volentieri, anche per dire una cosa con grande rispetto, ma anche con grande forza, che non voglio sentire parlare, in modo provocatorio, dell'etica nella professione. Codici sono importanti, però attenzione che non restino solo codici che mettiamo lì. Non l'etica nella professione, ma l'etica come professione. L'etica è, deve essere l'anima di tutto questo. La prima dimensione sono i nostri linguaggi, i nostri comportamenti, questa nostra dimensione di guardarci dentro. L'etica deve fare da sfondo ai nostri progetti, ai nostri percorsi, deve fare da sfondo alla politica. Anche la politica chiamata veramente fino in fondo a fare la propria parte. Allora in questo senso io credo oggi più che mai c'è bisogno, ma veramente c'è tanto bisogno di questo linguaggio della corresponsabilità. L'alfabeto del noi, non il monologo dell'io. Il noi è vitale per la società, ma il noi è vitale anche per i nostri contesti. Ecco, e credo che solo è possibile se cambiamo anche noi, e quindi io parlo
della cosiddetta società civile, che come dire che come l'acqua è bagnata, preferisco chiamarla una società consapevole e responsabile. Ecco, se anche cittadini, associazioni, movimenti, si può cambiare solo se nelle nostre coscienze, nei nostri saperi e nelle nostre azioni avviene oggi più che mai una sorta di rivoluzione che parte da qui dentro, umile, attenta, rispettosa, perché ci sono troppi cittadini a intermittenza e invece abbiamo bisogno di cittadini più responsabili, più responsabili. E credo che solo un noi unito, ribelle, coraggioso potrà produrre un cambiamento e lasciarci alle spalle il clima di normalizzazione che si respira e che purtroppo si sta concretizzando in molti contesti del nostro paese. C'è una grande emorragia di umanità nel paese che io amo, che è l'Italia. Dobbiamo tamponare, scusate la parola, questa emorragia, ma c'è bisogno veramente di uno scatto, vi prego, in più da tutte le parti. E l'altra parola pericolosissima che ci hanno rubato è la legalità. Ce l'hanno rubata e sulla bocca di tutti, cominciando da quelli che hanno scelto la legalità maleabile e sostenibile. È diventato lascia passare la carta d'identità di tanti. Ben venga se la si salda alla responsabilità, perché voi mi avete insegnato che la cultura della legalità deve affondare le sue radici in un profondo ethos religioso, sociale e culturale e deve distinguersi dal legalismo. Grazie. Dopo che ha parlato Don Luigi è meglio non fare commenti e io non ne farò. L'unica cosa, ci vediamo alle 15 puntuali, riprenderemo con la lettura del messaggio di Andrea Orlando e con l'intervento di Giancarlo Caselli. Grazie ancora Don Luigi. E seguite me, relatori, per un buffet qui di fronte, attraversiamo e... Allora, io Grazie a voi. Grazie Don Luigi. Grazie. Adesso vedo...